Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Colleghi, 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 per favore, per favore. La Camera ha pertanto deliberato di negare l'autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Sozzani. Good morning Vietnam! Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll! Buongiorno, bentornati all'Aria che tira, anzi, good morning e benvenuti in Vietnam. Allora, il Vietnam è quello parlamentare, dove ormai nessuno si fida di nessuno. Tutti temono che ad ogni angolo si nasconda una spia e si aspettano un agguato al giorno. Il primo è arrivato ieri col voto che ha negato l'arresto del deputato di Forza Italia Diego Sozzani. Ufficialmente nessuno sa chi siano i 46 franchi tiratori che hanno votato contro le indicazioni dei loro partiti, ma i sospetti puntano dritto al PD e soprattutto agli ex PD che sono passati con Matteo Renzi. Di Maio ne ha approfittato subito per marcare le differenze e ha scritto: solo il Movimento 5 Stelle ha votato compatto a favore degli arresti domiciliari del deputato di Forza Italia Diego Sozzani. Il voto di ieri, ma anche la dichiarazione di Di Maio, ci dicono molto chiaramente che la fase 1 del governo giallorosso è già finita. La fase del vogliamoci bene, non facciamoci del male, il nemico è solo Salvini, doveva durare 3 anni, ebbene è durata una sola settimana. Adesso la storia è un'altra, il governo non è più giallo-rosso, ma è giallo-rosso-Renzi e se ne devono fare una ragione. Adesso si balla e non è una prova, è rock and roll. Sigla! Good morning Vietnam! Maggioranza 273, favorevoli 235, contrari 309, la Camera respinge. La Camera ha impedito ai magistrati di fare il loro lavoro. Da un punto di vista morale ho sofferto parecchio. Non ci può essere un commento sul voto. E al via appunto i gruppi del nuovo partito di Matteo Renzi. Una scelta legittima, non fuori dalle regole, che io non condivido. Questo progetto, quello di Renzi, prova a pescare nel nostro bacino elettorale. Questo governo non è più il governo delle 3 sinistre, ma è delle 4 sinistre. Monsieur le Président du Conseil, cher Giuseppe. Très heureux d'être aujourd'hui à Rome. Anche se faccia più bello sarebbero le elezioni, no? In televisione. Merci. E allora, eccoci qua, siamo anche oggi al posto di combattimento. Benvenuti in Vietnam, l'avete capito? È stata una giornata particolare ieri perché i segnali sono stati abbastanza evidenti, c'è qualcosa che sta capitando, lo dicevamo in apertura, questo governo ha cambiato pelle da giallo-rosso a giallo-rosso Renzi. Ne parliamo questa mattina con Antonio Polito, grande firma del Corriere della Sera, ben trovato Antonio. L'incidente di ieri è un piccolo incidente o ci dice qualcosa di quello che vivremo nei prossimi giorni a tuo parere? Ma insomma, ieri loro hanno tutto sommato l'hanno digerito, anche i 5 Stelle hanno fatto un po' di amuina, però insomma poi fascismo perché amuina. È troppo presto. Che questi due partiti siano destinati a scontrarsi su tante cose, compreso la giustizia, perché bisogna ricordarsi che c'è una scadenza, no? Dal 1 gennaio dell'anno prossimo scatta una norma sulle prescrizioni che prima richiederebbe delle riforme che non sono state ancora fatte, ho molti dubbi che riusciranno a farle insieme. Però, insomma, il caso è successo anche in passato, vi ricordate quando
Craxi addirittura fu salvato da, diciamo, non ha mai portato bene il paese una scena così dentro il Parlamento. Oltretutto, sai, è anche la prima manifestazione del gruppo renziano, bisogna dire anche questo, perché è la prima volta che il gruppo renziano ha votato, e ha votato chiaramente contro l'arresto. Tu ne sei sicuro? Sono loro i franchitiratori? No, tra di loro ci sono anche quelli, perché sono 40 e passa i franchitiratori. E siccome il PD ormai un pezzo diciamo, è andato con Renzi, sicuramente ci saranno una ventina di renziani. Allora, è arrivato a trovarci, ne sono veramente felice, un grande amico, nonché un grande volto della Sette, che è Massimo Giletti, che domenica torna con la sua Non è l'Arena. Buongiorno. Tra l'altro torni con lo scuppone del secolo e torni, praticamente Massimo vi spiegherà come si costruisce la più grande fake news della televisione, credo mondiale, non possiamo manco fermarci all'Italia, giusto? Beh, credo che il caso Prati sarà sicuramente ricordato nella storia tra qualche tempo, quando tutto sarà chiaro, come una grande operazione per creare una fake news, tanto ormai questo è il mondo delle fake news, però noi ci siamo andati dentro con un'inchiesta e quindi sono contento di poterla raccontare come inchiesta. Allora, ti devo chiedere una cosa, che tu sei uno che conosce gli esseri umani. Devi sapere che una signora molto avvenente che è seduta vicino a te, che io conosco da molto tempo, l'altra mattina l'ho intercettata, si chiama Alessia Morani, l'ho intercettata davanti a Palazzo Chigi, aveva appena giurato come sottosegretario, e io appena l'ho vista le ho detto: Morani, che bello, primo giorno al governo, ultimo giorno nel PD, perché già circolavano le voci. E lei mi ha, devo dire, stupita moltissimo, perché mi ha detto: no, io resto nel PD. Questa cosa l'ha detta in diretta da noi, mi ha molto colpito, gliel'ho detto in diretta, insomma, è stata veramente una notizia. Dopodiché stamattina apro il giornale e cominciano a dire che questa signora qui, tipo Matari, è rimasta dentro il PD a fare la spia per Renzi. Al momento opportuno, come un agente in sonno, si muoverà a favore di Matteo. Che ne pensi? Beh, penso che... Parleremo veramente con lei la sua voce, però volevo sapere questa cosa di Trill, come la vedevi tu? Lei ha una storia sua personale che ricordavamo prima di incontrarci, mi è tornata in mente che aveva creato, proprio fondato, stava nel Consiglio dove è partita poi l'Unione dai DS per passare poi al PD, quindi ha una storia ovviamente molto legata al suo partito. Ma è purtroppo, per fortuna, credo che la politica ci abbia abituato a tutto, quindi è chiaro che persone come lei, come Marcucci e altri, che sono state da sempre indicate molto vicine a Renzi, debbano guadagnarsi poi sul campo adesso la scelta di non aver seguito Renzi. Non ne puoi fare a meno, oggi da sempre la politica è dietrologia, scavare, riscavare, trame. Poi nel PD ci ha abituato, insomma, obiettivamente Morani, PD degli ultimi tempi ci ha abituato veramente a tutto. C'è la faccia di una spia la Morani? Beh sì, per me sì. Sai perché? Le spie sono sempre delle donne che hanno un bel primo piano, nel senso che non so, molto spesso. Quindi, da quel punto di vista sì. Poi credo che lei abbia assolutamente la sua storia. Io. Prego, Morani. Tanto buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io rimango nel PD perché sono una fondatrice del PD. Perché il Partito Democratico nasce con la consapevolezza dei limiti dei partiti da cui venivamo. Io vengo dai Democratici di Sinistra e abbiamo fondato il PD perché avevamo la necessità di avere in Italia un grande partito plurale capace di rappresentare una fetta di elettorato molto ampia, perché se anche noi qua dentro fossimo tutti convintamente del centro-sinistra, nessuno di noi avrebbe la stessa idea rispetto ad alcune grandi questioni. Il PD serve questo, serve a dare rappresentanza ad una pluralità di idee. Canta solo Bandiera Rossa, io non voglio cantarla. Ma non è vero, non è vero, questo diciamo è un episodio. Canta insieme a Franceschini e a Gentiloni. In effetti, questa diciamo è una rappresentazione del Partito Democratico che non è reale, perché non è così. Adesso spetta a noi, io non rinnego nulla di tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, della mia vicinanza a Matteo Renzi, ma soprattutto alle idee di Matteo Renzi. Io rimango nel PD per farle vivere, perché ritengo che il PD debba rimanere un grande partito dove il riformismo è una parte essenziale di quel partito, proprio per evitare che vada troppo a sinistra. Quindi non è una Matari, scusa, non è una Matari. C'è Adrian Milluzzi che ha trovato, c'ha qualcuno da... Maglio. Siamo in diretta con la Raghetira, Mirta. Non posso, ora è una riunione. Un commento veloce su quello che ha scritto il Messaggero.
Maretta interna 5 Stelle. No, l'abbiamo già smentita, la solita falsità di ogni mattina, ma siamo abituati ormai. Però c'è un posto di Di Battista molto duro, non fidatevi del PD. E chi si è mai fidato? Mirta, buongiorno. Chi si è mai fidato? E chi si è mai fidato? Allora, a me lo si spiega perché è stata una cosa un po' criptica, non è che tutti stamattina hanno letto il messaggero fino all'ultima riga, quindi spieghiamo. Sì. Va bene. Spieghiamo, Mirta, quello che sta succedendo oggi in questa giornata cruciale, soprattutto all'interno del Movimento 5 Stelle, perché è uscito un articolo sul Messaggero a firma di Mario Aiello, per cui ci sarebbe anche dentro al Movimento una fronda di scissionisti, con nomi importanti da Morra, dal capogruppo Duva, che sarebbero pronti a fare un gruppo sia per controbilanciare Italia Viva di Renzi, sia anche per un malessere nei confronti del leader Renzi di Maio, che 5 non avrebbe Stelle. Una visione collegiale. Esatto. Subito dopo questo abbiamo sentito in diretta Mario Di Stefano, il sottosegretario agli esteri, che ha detto: abbiamo già smentito, in effetti è uscita una nota ufficiale del Movimento, questa ricostruzione. Ma prima di questa, subito dopo questa smentita, c'è un post di Di Battista su Facebook in cui non parla di questa scissione, ma attacca duramente l'alleato di governo, il PD, dicendo ai suoi, appunto al Movimento 5 Stelle: non fidatevi di loro, il PD è il partito più ipocrita del mondo, nelle ultime 48 ore sono successe tutte le cose che io avevo previsto. Visto, quindi la scissione di Renzi e anche quello che è successo ieri alla Camera bene. Di cui stavate parlando. E Di Stefano ha detto: chi si è mai fidato del PD? Quindi insomma la tensione fra i due alleati di governo sembra veramente arrivata alle stelle in un giorno in cui per le 15.30 è convocato un consiglio dei ministri. Allora, quindi voglio, diciamo che vi voglio sentire i nomi e la saggezza mai retorica di Vittorio Feltri, collegato con noi da Milano. Ciao Vittorio, ben trovato. Allora, caro Vittorio. Grazie, un saluto a tutti. Ma hai notato l'accelerazione, la velocità? Cioè, dovevano stare 3 anni a essere molto compatti e coesi, perché il vero nemico è Salvini. Già è successo di tutto. Quanto è tutto rapido. In un mese qua è cambiato il mondo. Sì. Beh, bisogna anche riconoscere a Renzi di aver fatto un capolavoro. È riuscito in un colpo solo a farne fuori 4 o 5. E questo, voglio dire, va a tutto onore dell'ex presidente del Consiglio, che si è rivelato un'altra volta il più furbo, anche perché è stato vaccinato dalla vicenda del referendum, e lì ha imparato molto e ha messo in pratica gli insegnamenti che ha tratto, riuscendo a sfasciare un partito che già si stava sbriciolando e adesso mi sembra che possa diventare addirittura polvere. E poi vediamo, perché così come si riesce a sfasciare, si riesce anche a ricomporre qualche volta. Dubito che l'operazione possa riuscire, dopodiché se questo governo durerà 20 giorni, io non sarò tra quelli che piangono. No, questo me lo immaginavo. Come posso dire una cosa però rispetto al governo e al voto di ieri? Allora, il governo con il voto di ieri non c'entra niente. Quel voto che c'è stato in Parlamento... È una vicenda tutta parlamentare. È una questione tutta parlamentare, tant'è che anche se guardate in Parlamento quando si vota sulla libertà dei parlamentari, cioè sulle richieste di autorizzazione a procedere, il governo non siede sui banchi perché non ci può stare. È un voto del tutto parlamentare e anche, diciamo, a votazione segreta, dire che è stato qualcuno piuttosto che qualcun altro mi pare abbastanza risibile, perché a voto segreto come fai a dire è stato quello piuttosto che l'altro? Questo è vero, i numeri però si sa che vanno da certe parti, arrivano da certe parti, più o meno. La tristezza è che, mi permetto, è vero, è verissimo, voi si sono trovate nella storia su questi casi delle maggioranze incredibili di gente che ha votato l'opposto, eccetera. Però è la dimostrazione che la casta rimane tale, perché se tu continui, e questo è il limite della politica di oggi, se c'è un'indagine su una persona e si chiede di poter avere le intercettazioni, usare le intercettazioni. No, quella è un'altra questione. Ho capito, però io mi dico, ma perché per un povero Cristo che deve per ruba 2 bottiglie, per carità, tutto quello che è, vanno 4 anni, e perché per un politico ci deve... Qui non c'è il fumus persecutionis. Però qui si parla se uno deve andare a processo, sia che sia parlamentare o non parlamentare, su determinate situazioni. Se non c'è
un chiaro, allora, evidente segno di persecuzione. Dobbiamo distinguere due fronti. Distinguiamo il pensiero di un imputato che a mio parere sono essenziali. L'altro fronte è che la politica abbia più garanzie dei normali cittadini. No, sono cose diverse, secondo me. Scusate un attimo, il voto di ieri non era su l'impedire un'indagine, poiché l'indagine va avanti nei confronti di quel parlamentare come nei confronti di tutti. Speriamo, No, speriamo, è così. Anche. Il voto di ieri riguardava l'arresto di quel parlamentare, non l'andare avanti del procedimento, per cui non confondiamo i due tutti piani. Tutti sono arrestati in quell'inchiesta, l'unico non arrestato è lui. Capisce che poi a casa uno sarebbe dice... Sarebbe stato ai domiciliari come altri cittadini a cui capita. Comunque, scusatemi soltanto, vedo Emilio Carelli con Andrea Milluzzi, che sta... Buongiorno, Mirta. Ciao Emilio, ma cosa fai? Controlli i messaggini di Milluzzi? Stavamo leggendo il post di Di Battista. Stavo mostrando il post di Alessandro Di Battista. Allora, te ne leggo qualche passaggio io, Emilio. Per esempio, la prima cosa che scrive è: non vi fidate, non vi fidate del PD derenzizzato. Ripeto, Renzi ci ha lasciato dentro decine di pali. E torniamo all'argomento precedente. Hai paura di questo governo giallo-rosso Renzi, in cui Renzi potrebbe essere un ago della bilancia, un ghino di tacco? Se ne sono dette parecchie, diciamo. No, io penso che noi dobbiamo ragionare nei termini di vantaggi per i cittadini e per lo Stato. Allora, siamo in una democrazia parlamentare che fa sì che quando in Parlamento ci sono i numeri per una coalizione di governo si debba procedere con questo governo. Quindi con senso di responsabilità il Movimento 5 Stelle ha accettato di portare avanti un progetto che si basa su un programma con dei punti in comune insieme al PD, perché questa era l'unica alternativa, non c'erano altre alternative. Quindi non abbiamo nessuna paura, stiamo lavorando insieme, l'obiettivo però non sono né le poltrone, né tutti i giochi di palazzo, eccetera, sono adesso fare una legge di bilancio che eviti l'aumento dell'IVA, che riduca le tasse per i cittadini, che insomma rilanci l'economia del Paese. Questo è il nostro obiettivo. Tutto il resto sono polemiche continue che io sento, le scissioni. Non ti appassionano, nonostante il tuo passato da giornalista politico, non ti appassioni. No. Io penso che dobbiamo fare le cose concrete per la gente, per i cittadini. Va bene. È quello che stiamo grazie facendo. Grazie Emilio Carelli, vieni a trovare in studio presto. Allora, grazie a voi. Io invece voglio porre una questione invece giornalistica, sia a Polito che a Giletti che a Feltri. Cosa ci siamo detti noi in questi giorni? Che Renzi ha una capacità, non solo quella di smuovere fortemente il quadro politico, ma anche di costringere un po' dei chiarimenti. No, questa sua uscita dal PD in qualche modo è una cosa che chiarisce il quadro, perché prima non si capiva bene Renzi dove stava, era l'opposizione dentro il partito. Di Battista ha un po' la stessa funzione, cioè rispetto ai grillini è un altro che ogni tanto costringe a dei chiarimenti. E questo post in cui dice non vi fidate, non solo del PD, ma del PD derenzizzato, perché Renzi può essere un elemento di forte destabilizzazione, secondo me è un punto. Antonio Polito. Vuoi sapere se Renzi è un elemento di stabilizzazione o se Di Battista si farà pure lui un suo partito come Renzi? Bravo, perché gli assomiglia. Sono due pezzi di un sommovimento, no? Io penso che in questi giorni, che dicesse Carelli, per noi giornalisti è molto interessante, perché stiamo assistendo a un vero e proprio terremoto politico, è proprio una sensazione di ricomposizione. Sì, no, però giorni. Ti posso dire, io mi metto certe volte nei panni della gente, perché poi noi lo scriviamo, lo spieghiamo, e nei panni della gente sono veramente allibito, perché qui nel giro di meno di un mese... diciamo, Carelli sostiene che si può realizzare lo stesso programma che non riuscirono a realizzare con Salvini, con il PD, cioè con quelli che stanno dalla parte opposta. Si è votata la fiducia il 5 di agosto, anzi il 6 di agosto, Salvini ha fatto la crisi l'8 di agosto, cioè è veramente in questo mese si è ribaltato completamente tutto. Ora è vero che la democrazia parlamentare è fatta di accordi, compromessi, eccetera, però... Come posso dire? Deve essere comprensibile. Spiegateci un attimo, cos'è che all'improvviso vi consente di mettervi insieme quando all'inizio della legislatura vi siete odiati, respinti, rifiutati? Ora alla fine, via. Perché il partito di Bibbiano di quest'estate. Va bene, se serve a far qualcosa, figurati, niente di male, siamo tutti abbastanza laici, non è che ci abbiamo... Però spiegatecelo, perché io non lo vedo, anche nel programma del governo, non vedo ancora la spiegazione
della ragione per cui è nato, se non il fatto di evitare lo scioglimento. Questo è un argomento assolutamente legittimo, intendiamoci, ognuno può sostenere quello. Ecco, io starei attento, perché ho l'impressione che i cittadini sono frastornati, confusi e in qualche caso anche, come posso dire, allarmati, cioè che stanno facendo, che gioco è. Però, e anche questa scomposizione continua. Però questo sistema politico continua a fare i conti, deve fare i conti con i narcisismi personali di questi nomi, no? Renzi in primis, Di Battista non è uno che non abbia carisma, non abbia anche posizioni di un certo tipo emergenti, ambizioni, eccetera. L'hai detto tu prima, il Movimento 5 Stelle ha digerito, no? Ha digerito. Però a forza di digerire e venir meno a elementi evidenti che un tempo mai avremmo... Cioè, come si fa a passare dai gilets jaunes a Macron? E cioè, è una roba che, certo, nella politica è tutto possibile rincontrare... Però è evidente che all'interno del Movimento 5 Stelle questi cambiamenti che portano il Movimento a entrare sempre più nel sistema, sempre più verso il palazzo, a qualcuno possono dar fastidio. Quindi, come ha fatto Renzi un passo... strategico, perché Renzi è un animale politico come non c'è nessun altro, forse Salvini, insomma, sono loro due, ha fatto un'operazione straordinaria, ha costretto Zingaretti a fare l'accordo, appena l'ha fatto, se n'è andato, adesso diventa l'elemento fondamentale della gestione della politica italiana, perché senza di lui le nomine, immaginati le nomine, si siederà ai tavoli per le nomine, aspetterà anche lui, se stava nel PD, no. Allora, ha posto un tema, secondo me, Massimo Giletti, Vittorio Feltri, i due Matteo. Io ieri ho detto che sono davvero scelti come nemici, direi da sempre, perché io ricordo il Matteo Salvini arrembante, quando lui era al 4%, al 5%, come picchiava su Renzi. Adesso sta capitando un po' il contrario. Renzi, che deve rivivere politicamente, sceglie il fortissimo Matteo Salvini come nemico. Abbiamo provato a mettere in fila i due personaggi, lo guardiamo e poi mi dici la tua. Salvini ha creato un clima d'odio sbagliato e Salvini ne paga le conseguenze, quindi se Salvini va a casa io sono contento. Questi qua, Renzi, La Boschi, non possono neanche per dignità usare la parola comunista, perché i comunisti di una volta erano almeno persone serie. Che viene raccontato come un maciste. Il racconto su Salvini è per l'uomo che non deve chiedere mai. È un racconto totalmente falso. E stiamo di fronte al ministro più pusillanime. Lo ricordate, Enrico stai sereno, track. Salvini ha fatto il più clamoroso degli autogol. Come Napoli. Coulibaly gli spiccia a casa. Se perdo il referendum, lascio per sempre la politica. Eccolo qua. Ma questo autogol rischia di distruggere la reputazione e la forza economica dell'Italia. Non farò nessuna scissione. Fa la scissione. Mai coi 5 Stelle. Ecco i 5 Stelle. Perché al papete una cubista gli ha suggerito tra un muito e l'altro di andare a votare? Sciascia, come li definiva. Uomini, ominicchi, qua qua qua. Si dimetta il ministro dell'Interno, torni ai suoi mojito. Non ci sia qualcuno, non voglio fare nome e cognome. Matteo Renzi. Parlamento, ministro Salvini, non è il papete. Noi non abbiamo paura di sfidarla a Firenze, a Milano, nel seggio di Bibbiano, nel seggio di Arezzo. La sfido dove vuole, signor ministro Salvini. Ad oggi è chiaro che Renzi ha ragione a cantare vittoria, perché rientra dalla finestra colui che gli italiani hanno fatto uscire in tutte le elezioni dalla porta. Perché Salvini chiedeva i pieni poteri. È una parola che in Italia ha utilizzato Mussolini, che in Germania ha utilizzato Hitler. Brutto, cattivo, razzista, fascista, nazista. Al capitolo 25 del Vangelo, ovviamente secondo Matteo. Chissà come si chiamerà il nuovo partito di Renzi. Ma chi se ne frega? Allora, prima lei ha sfidato Salvini ad un confronto, mandato un WhatsApp e Salvini ha risposto, certo. Prossimamente su questi schermi Matteo Salvini e Matteo Renzi. Allora, da una parte bisogna dire Vittorio Feltri che con i due Mattei non ci si annoia, dall'altra però faceva notare giustamente Antonio Polito che poi c'è un paese da governare
pieno zeppo di problemi. Io ho fatto un collegamento ieri con il lavoratore della Whirlpool, che ancora ci sto male a vedere signori di 58, 59 anni che hanno lavorato 40 anni in una fabbrica e che vengono malati a casa, non si capisce bene perché, se non per motivi di profitto. E queste sono le cose che chiedono risposte concrete. Feltri. Ma, diciamo che questo governo nasce con un punto programmatico molto forte: far fuori Salvini, e in parte è stato realizzato. Il regista principale è stato Matteo Renzi, e quindi bisognerà capire quello che riuscirà a fare Renzi da qui in poi per realizzare pienamente quel punto programmatico. Intanto Salvini ha zoppato, è inutile che ce lo nascondiamo. Mentre la situazione caotica che si sta vivendo nel governo è figlia di una mancanza di idee su quello che bisogna fare in questo paese. Tant'è che se uno va in giro e parla un po' con la gente al supermercato, al bar, la domanda che si fa il popolo è: ma adesso cosa succede? Perché non ha capito niente di quello che è accaduto fino adesso, e pertanto non è in grado di capire dove andremo a finire. E credo che il punto sia questo. Ha ragione pienamente il mio grande collega Polito nel dire quello che ha detto. Non c'è un minimo di chiarezza. Anche noi che siamo un po' del ramo fatichiamo a comprendere quali siano le finalità, quali siano le strade da percorrere. Tu dici giustamente: ci sono donne, ci sono uomini che perdono il lavoro, ma il lavoro è sempre successo così, si perde e si ritrova. Faccio notare che molte aziende cercano del personale e non lo trovano, perché è chiaro che oggi se non sai fare un mestiere, un lavoro non lo trovi. Il punto è questo, sì, bisogna mettere mano anche al... Il caso che facevo riferimento io è un po' diverso, perché questa fabbrica di Whirlpool è a Napoli, e purtroppo a Napoli se perdi il lavoro non lo ritrovi, lo dico da napoletana. E poi c'è un altro tema, sono operai molto specializzati quelli di Whirlpool, non parliamo del disoccupato classico, parliamo di persone che hanno fatto molto bene per molti anni un lavoro specializzato e che vengono mandati a casa perché la Whirlpool, grande multinazionale, decide che fa più comodo aprire un'azienda altrove. Questa è una cosa che a me, devo essere sincera, mi indigna, perché non è gente che ha lavorato male, che fa nullona, è un'altra roba. Lo volevo solo dire perché tu ieri non avrai giustamente seguito le cose la mia diretta, ma era molto chiaro questo dalla diretta di ieri. Quello che tu dici è verissimo, però ti devi porre anche un interrogativo: come mai le aziende cercano di andarsene da questo paese? Perché il costo, certo, del lavoro è molto più elevato. In Croazia, per esempio, se tu fai una fabbrica, il costo del lavoro è del 300% più basso che da noi. Allora, se non ci poniamo questi quesiti, non riusciamo neanche a dare una risposta. È tutto lì. Però posso dire una cosa? Un attimo solo, ora ne arrivo da lei, ha ragione, però sto vedendo delle immagini di Matteo Salvini che... Gualdo Tadino? Ecco, è in Umbria, pare che ha preso casa in Umbria, Salvini, mi raccontano, quindi adesso lui sarà in Umbria a sprombattuto, sta facendo un comizio molto affollato, come vedete, prima che il vento si porti via tutto e che settembre ci porti via la felicità. Una maglietta romantica però stamattina, Salvini. Prego, Morani. Vabbè, Salvini continua a fare quello che faceva prima anche da ministro, non è che l'attività è cambiata al ministero, non si ricordano proprio chi sia, quindi continua a fare comizi. Dopodiché, rispetto alla vicenda Whirlpool... Per il capo dell'opposizione ci sta tutta che va in giro a fare comizi. Sì, ma lo faceva anche prima, non è che è cambiato granché. Rispetto alla vicenda Whirlpool, invece, che è una vicenda molto seria, su cui c'è stato un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico e dove abbiamo preso una posizione molto critica nei confronti di quella multinazionale che in maniera unilaterale ha deciso di... prendere delle decisioni sullo stabilimento di Napoli che sono assolutamente inaccettabili, per cui i prossimi giorni, in accordo anche con i sindacati, cercheremo di fare di tutto perché non avvenga la chiusura di quello stabilimento, che sarebbe una cosa gravissima per l'Italia. Ieri io ho collegato Landini, Barbagallo da Palazzo Chigi, quando sono usciti all'incontro con Conte, hanno detto che Conte sarebbe mosso anche personalmente, sì. Insomma, è una vicenda difficilissima che va risolta. In tutto questo mi faceva notare la mia meravigliosa regia, quella maglietta lì
quindi quella frase lì, prima che il vento si porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità, è una frase di una canzone di Jovanotti che si chiama L'estate addosso. A proposito dei due Mattei, citano entrambi Jovanotti e ci siamo. Si vede che ha una terribile nostalgia dell'estate, cioè ha paura che finisca quest'estate, gli è piaciuta da morire evidentemente. Tra il patete... Sta parlando di migranti, Salvini? Strano, incredibile, eh? Un argomento di cui non parla mai. Sentiamo un attimo, sentiamo. Perché tanto vince l'amico dell'amico. Ecco, io ho chiesto a Donatella Tesei... In Umbria noi non dobbiamo fare come i compagni, lavorerà per le regioni. Torniamo indietro, perché questo è un tema molto interessante sia per la Morani che per Giletti, sta parlando di Umbria. L'amico dell'amico fa riferimento all'inchiesta. Questa alleanza con i 5 Stelle in Umbria, patto civico, alleanza non si può dire, ma è strana, no? Perché hanno fatto tutti, loro dicono continuamente qua la politica ha rubato e fanno l'accordo col partito che comunque quella politica la rappresentava. Beh, domani decideranno, il Movimento 5 Stelle deciderà se fare un patto civico per l'Umbria. Dopodiché l'alleanza, se viene definita strana con quello che può essere un candidato civico tra noi e il Movimento 5 Stelle, è strana anche tra Forza Italia e Salvini, perché mentre Forza Italia continua a dire che sono contro il sovranismo, sono contro le politiche di Salvini e poi alla fine si accordano sempre, per cui diciamo le stranezze stanno di qua e stanno di là. Non è... Lei mi sta dicendo che ormai gli italiani devono capire che in Italia famo strano. Va bene, Massimo Giletti, no, lo diceva li bene. Conosci da vicino due Mattei, tra l'altro tu? Ma uno lo avrò domenica. Bella notizia, però domenica. Uno scoop, ci dice quale? Mi vuoi dire quale dei due, già che ci troviamo? Diciamo che uno va... Sai che i Mattei sono molto simili, uno va dalla D'Urso, Salvini, e l'altro Renzi viene da me, certo. Quindi è molto interessante. Vediamo questa così. L'ha detto Feltri, cioè questo è un governo che nasce per mettere all'angolo Salvini, e quale migliore occasione per bloccarlo e stenderlo? È ovvio che, come disse Montanelli, tappatevi il naso e votate Democrazia Cristiana. E loro cosa devono fare per impedire che l'ennesima regione, perché quasi tutte le regioni italiane sono nelle mani della destra, che anche l'Umbria vada nelle mani della destra, si fa una formula così... Scusami, mi ero distratta perché c'era Lorenzin, me la volete collegare? Perché entra nel PD la Lorenzin? Anche quella è una roba straordinaria, cioè ormai tutto è possibile. Allora, io volevo fare delle domande. Adesso andiamo alle domande. Fatemi stare pure a me. Secondo tutti, tranquilli. Fatemi stare anche a me, relax. Ok. Ma io volevo fare una cosa da soli. Chi vuole fare da solo? Chi vuole? Allora andiamo. È un po' situazionista questo collegamento. Quando parla di politica ci torno, che vi devo dire? Scusami, Massimo. Ho avuto ovviamente i contatti in questi giorni, c'è stato ovviamente un approfondimento delle tematiche. Io non faccio una scissione, quindi non entro in queste dinamiche, ognuno fa le sue scelte, l'avversario è il sovranismo e quindi lo rispetto, ma credo proprio per il tipo di meccanismo, macchina da guerra che hanno messo in campo i sovranisti, che noi dobbiamo rafforzare un grande partito a vocazione maggioritaria. Serve in Italia, il Partito Democratico ha una vocazione pluralista e questa va assolutamente, come posso dire, fatta crescere e aprirsi di più alla società. Questa è una cosa che io ho sempre detto al PD anche in questi anni di collaborazione, in questi anni anche da alleata. Abbiamo bisogno di ritornare tutti nella società in modo più forte. Ed essere uniti e credo mi aiuti, di poterlo Morani, fare meglio. Non va con Renzi, entra nel PD. Entra nel PD e le ragioni per cui entra nel PD sono assolutamente condivisibili, perché oramai il fronte è questo: contro il sovranismo e per l'europeismo. E quindi Lorenzin, che allora, è una... Salvini parla di Renzi, ragazzi. Ci provo, Salvini parla di Renzi, ok. Sentiamolo. Le buffonate sono delle buffonate. Ieri hanno votato in Israele. Voteranno nelle prossime settimane in Austria, in Polonia, solo in Italia, in Gran non si vota. In Spagna, ovunque cada un governo e non c'è una maggioranza seria, chi decide? Il popolo. E qua no, qua si sono messi nella stanzina gente che si odiava fino a ieri, ma pensate all'Umbria.
stanno lavorando per fare un accordo PD e 5 Stelle e noi andiamo a votare perché quelli dei 5 Stelle hanno denunciato e fatto arrestare quelli del PD. Allora, devo fare una domanda a Massimo Giletti proprio su quest'ultima frase. Naturalmente Salvini è abilissimo a usare tutti i punti di debolezza, no, di chi sta al governo, però dopo tantissimo tempo è come se dovesse lui inseguire gli altri. Cioè, gli altri fanno le cose e lui deve inseguire. Eravamo abituati al contrario, era lui che dettava sempre l'agenda. In fondo è lui che commenta la mossa di Renzi. Sì, infatti, per esempio, lui lo diceva prima lei polemicamente, parlerà di immigrazione e sull'immigrazione Salvini ha fatto la sua fortuna. In modo anche duro, forte, eccetera, però ha fatto la sua fortuna, ha capito che ha un certo tipo di paura e bisognava dare una risposta, cosa che la sinistra solo forse con Minniti ha dato, ma in un certo modo oscurandolo, e quindi cosa succederà? Che Salvini viene disinnescato se il governo fa delle operazioni sull'immigrazione di un certo tipo. Se iniziano ad aumentare gli sbarchi, se iniziano a nascere di nuovo le cooperative che hanno fatto, non tutte ma ben molte, sono tantissime truffe, alla fine Salvini da questa situazione, purtroppo lo dico per voi, sarà ancora più forte e alla fine prima o poi dai palazzi allora, si esce e si deve andare a votare. Allora, sento su questo, Polito e Fette, però ci risponde la Morani perché io penso che abbia ragione Massimo. Ieri ancora moltissimi sbarchi a Lampedusa, cioè se Lampedusa ricomincia ad essere una polveriera per Salvini c'è un'autostrada oggettivamente. Ma è assolutamente ovvio, cioè se il governo deve fare la stessa politica di Salvini senza tenere le barche 20 giorni fuori dai porti con la gente che sviene. Certo. L'unico modo per fare questo è trovare qualcuno in Europa che accetti che ogni volta arriva una barca, prima ancora di discutere, già si sa quanti vanno là, quanti vanno qua. Quindi il punto fondamentale è questo. Se per caso veramente adesso viene l'autunno e questo è un aiuto per il governo attuale perché gli sbarchi si riducono quasi naturalmente, ma se per caso si capisse che c'è la deliberata intenzione di capovolgere la politica dei porti chiusi, cioè di riaprire indiscriminatamente, il governo è finito nel giro di una settimana. Allora, Vittorio, abbiamo tutti la stessa opinione, adesso ha detto una cosa molto importante, Polito, perché ha detto i porti devono restare chiusi senza quei barconi in mare, perché poi alla fine effettivamente vedere quelle immagini era terribile. Forse però dobbiamo sostituire l'immagine del barcone davanti al porto con l'immagine del charter che porta gli immigrati nel resto d'Europa, e questo è il passaggio che va fatto. Che è esattamente quello che non succederà, temo. Certo, ha ragione. Chi, diciamo, sottovaluta il problema dell'immigrazione, in realtà sottovaluta l'opinione pubblica, che è quella che poi vota e che fa vincere le elezioni a chi si dedica alla soluzione di quelli che la popolazione stessa vive come problemi. E quindi io non sono convinto che succederà tutto questo, perché anche all'interno della nuova maggioranza ci sono in proposito opinioni molto diverse, divergenti, quindi attenzione. Poi è verissimo che certe immagini mostrate dalla TV, le barche piene di gente, ci mettono angoscia, però a me risulta che anche tutti quelli malati che sono sulle barche, quando poi arrivano a Lampedusa, dopo 10 minuti stanno benissimo, quindi Lampedusa è meglio di lui. Perché a terraferma si sta meglio. Perché guariscono all'istante, guariscono. Vabbè, e quindi allora attenzione a fare tutta questa propaganda negativa, perché vabbè, non è così, cioè la realtà va descritta per quello che è, non per quella che immaginiamo. Alessia Morani. La questione dell'immigrazione è una questione che è molto sentita dalla gente, moltissimo, per cui va governata e non va fatto, come però ha fatto Salvini, uno strumento di propaganda politica sulle persone, perché quello che ha fatto lui in questo anno ha fatto propaganda politica sulle persone. Io trovo molto positivo che si sia riaperto un dialogo con l'Europa, da cui eravamo stati completamente isolati per colpa di Salvini, si sia riaperto un dialogo con Macron ieri. L'incontro con Conte sul tema proprio dei migranti è stato un incontro positivo. Poi
perché... ci fidiamo dei francesi. Io me ricordo le immagini di quei pulmini della gendarmerie che lasciavano le persone in montagna al confine italiano e le buttavano dentro. Purtroppo li ricordo. Io mi fido dell'Europa e mi fido del fatto che questa nuova Commissione europea abbia capito che il tema dell'immigrazione è un tema centrale e che non può essere gestito come è stato gestito negli anni passati, cioè lasciandoci soli. Questo non può essere. Poi però serve una strategia vera europea. A me convince molto il fatto che l'accoglienza e la distribuzione delle persone che arrivano avvenga prima degli sbarchi, perché è una responsabilità da parte di tutti i paesi europei. Ma mi convince di più però che cosa? Il fatto che si possano gestire i rimpatri a livello europeo, perché Salvini in questo anno ha fatto tante chiacchiere sui migranti, ma non ha fatto un accordo, uno solo non è riuscito a fare, per i rimpatri, tant'è che ne ha fatti meno, sia di Minniti ma anche di Alfano, il tanto vituperato Alfano da parte dello stesso Salvini. Per cui serve l'attuale ministro Lamorgese è il capo di gabinetto, quindi poi nella vita alcune cose ritornano. Per cui serve una politica seria, perché il problema non è che è solamente dell'Italia, è un problema, diciamo, europeo e che non si esaurisce nei prossimi mesi, ma che andrà avanti per i prossimi anni. Per cui se non c'è una strategia europea, non riguarda solo l'Italia, riguarda la Germania, riguarda la Francia, ecco, riguarda tutti quanti. Ecco, Vittorio, scusa, perché ho sentito un tuo io no sul fidarsi dell'Europa, lo capisco molto bene che tu non ti fidi, perché diciamo che le esperienze passate non sono state fantastiche. Però tu non hai la sensazione che abbiamo beccato una finestra in qualche modo, cioè che anche l'Europa si è resa conto che se continua così veramente non ce n'è più e che quindi noi possiamo beneficiare come Italia del fatto che l'Europa dice fermiamoci un momento, evitiamo di essere travolti dai sovranisti, o no? Esatto. Ma diciamo che a livello di ipotesi si può anche essere ottimisti. In realtà io sono pessimista, ma anche se non lo sarei tendenzialmente. Il problema è che è pessima la realtà, è pessimo il passato, abbiamo appunto maturato delle esperienze che ci hanno fatto capire che l'Europa non conta assolutamente nulla, se non quando si tratta di stringere i cordoni dalla borsa. Mi permetto di definire il pessimismo di Vittorio Feltri un pessimismo fattuale. Un pessimismo, avrebbe detto Gramsci, ma non voglio, no, diciamo, offendere Feltri con Gramsci, pessimismo della ragione. Esatto, però c'era anche l'ottimismo della volontà, no Massimo? Ma esatto. No, però scusa, basta andare oggi anche a Ventimiglia, se uno va a Ventimiglia, io ero in Liguria poco tempo fa, in Liguria non è cambiato niente, cioè i pulmini, adesso non ci saranno più le nostre telecamere a vederlo perché poi la routine, l'estate, uno pensa ad altro, ma la Francia ogni mattina ti rimanda indietro le persone, li rivedi che tornano indietro, quindi l'atteggiamento della Francia è quello, è sempre stato così, ci può essere la possibilità che ci sia una finestra, però vedo un'Europa che è così presa dalle mille lezioni in questo periodo che ci sono, dalla Spagna, dalla Laos, eccetera, dove prendere una decisione di un certo tipo credo non sia facile. Non allora, dovete facile. Sapere sei che a Parigi dicono, ah, les Italiens, noi possiamo dire, ah, i francesi, pubblicità, torniamo subito. No. Riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa, si alzerà. È il giorno dopo dell'uscita di Matteo Renzi dal Partito Democratico e qui siamo alla festa degli scissionisti, primissimi, quelli di Articolo 1, e questa è la prima festa della sinistra dalla nascita del governo giallorosso. Ieri Renzi ha detto io no, effettivamente non ho niente a che fare con quelli che cantano bandiera rossa. Apposta. E noi niente con lui. Renzi se ne chiude e sul c'ha l'assata. Siete contenti che oggi è il giorno dopo la Renzi? No. Siamo incazzati più che altro. Doveva rimanere? No, se ne doveva andare prima probabilmente. Ha detto che si sentiva un intruso, esattamente quello che era. Oggi è più felice o più triste senza Renzi? Secondo me sono più chiarito. La sinistra si compatterà. Però va una grande coalizione. Ci sarà spazio per Renzi oppure no? Non credo. La sinistra si sente meglio senza Renzi.
Italia Viva mi pare si radichi al centro guardando a destra. Ma ora che lui è uscito rientrate voi? Oh, ma noi stiamo dentro articolo 1. Ah, il mio cuore batte a sinistra, quello di Renzi credo batta un po' più a centro. È la prima festa del governo giallorosso, siamo tutte molto contente. E forse è un bene che Renzi sia andato via dal PD. Conte, domani viene qui, sabato va da Treio Giorgia Meloni, le piace questo? Lui fa l'avvocato del popolo, no? Capito? Che t'ha già dicere? T'ha da piglia pure questo e pigliamoci pure questo. C'è un po' di gente in questo popolo della sinistra? Beh, certo che c'è. Sei già anche un po' l'uscita di Renzi dal PD? Ma Renzi chi? Allora, il ritorno della sinistra. Al momento però invece vedo che è tornata la Lorenzin, che proprio a sinistra, sinistra non era. Salve Lorenzin! Ma non lo sono neanche ora. Ah, ecco, appunto. Salve, come va? Tutto bene? Non lo sono neanche adesso. Si parlava del ritorno di D'Alema e è tornata la Lorenzin. Visto, che sorpresa, eh? Allora, Lorenzin... Però vorrei rassicurare tutti, D'Alema non è tornato. D'Alema non è tornato, non è tornato, no. Lorenzin, la domanda che le faccio è molto semplice. Perché, cioè, io immaginavo sinceramente che lei potesse essere interessata al progetto renziano per la sua collocazione culturale e politica. E invece dice no il PD, che è un PD che tutti dicono diventerà molto più rosso, il governo giallorosso, il governo più a sinistra della storia. Ma forse proprio per questo. Io stimo e ho lavorato benissimo con Matteo Renzi, a cui faccio tutti gli auguri possibili. Io non sono protagonista di una scissione nel PD, quindi non ho questo tipo di tema, ma proprio per questo invece ritengo che sia un errore, veramente un errore strategico sul piano politico di quello che è l'ambizione di tutti quanti noi, cioè ristabilizzare un quadro democratico nel nostro paese, sia un errore consegnare il Partito Democratico ad una narrativa di uno spostamento completamente a sinistra. Noi abbiamo bisogno, per costruire un argine al plebiscitarismo che sta mettendo in campo Salvini con questa deriva illiberale, di avere al centro di questa operazione un grande partito a vocazione maggioritaria, come la Lega è a vocazione maggioritaria, nonostante la sua identità fortemente illiberale. E quindi il Partito Democratico deve mantenere la sua dimensione plurale e anche come me potrà allargarsi sempre di più un'area popolare e liberale nel paese. Però mi che perdoni, non trova Lorenzin, una casa politica in cui potersi dato esprimere. Dato che la conosco bene, io le ricordo sì. Che questo partito in cui lei sta entrando è alleato col movimento che ha fatto la battaglia contro i vaccini. Io ricordo in questo studio una sua lite furibonda con Barbara Lezzi su questo tema. Cioè, non fa fatica? Ma guardi, allora parliamoci chiaro. Fortunatamente il Movimento 5 Stelle ha cominciato a fare un percorso da questo punto di vista, cioè sul riconoscimento del valore del metodo scientifico e della scienza 8 mesi fa, con il famoso blog di Grillo, dove io non so per quali motivi lo abbiano fatto, non mi interessa, mi interessa il risultato, cioè che hanno spostato di fatto la linea politica del Movimento 5 Stelle sui vaccini e sui temi scientifici, tant'è vero che oggi è in vigore la mia legge, non la legge di qualcun altro. Cosa che non ha fatto la Lega, perché Salvini ha continuato anche prima dell'estate a dire no, dobbiamo smontare la legge Lorenzin sui vaccini. Quindi se lei va a vedere anche dove si annidano i Novax e i movimenti antiscientifici, mi ha risposto forti, molto, oggi si trovano molto in alcune porzioni della Lega. Mi deve venire a trovare in studio Lorenzin, però le faccio una domanda. Infatti sono entrata, verrò sicuramente. Un po' più frivola. La sa cantare Bandiera Rossa, anche qualche strofa, sì. Così? No, non la so cantare, sono pure molto stonata, non mi conviene a nessuno. Posso dire benvenuta Bea nel PD. Allora, benvenuta Nana Morani nel PD, grazie Beatrice, grazie. Lorenzin. Grazie. Io voglio andare da Antonio Polito, perché se a casa avete un minuto, ma deve essere un minuto intero, Polito può dirvi come si chiama il suo nuovo libro, che tra l'altro di sinistra parla. Prego Polito. A proposito di Bandiera Rossa. A proposito di Bandiera Rossa. Si chiama Il muro che cadde due volte, perché quest'anno fanno i 30 anni del muro di Berlino, e il sottotitolo è Il comunismo è morto.
il liberalismo è malato e anche io non mi sento molto bene. Va bene, perché hai sentito il bisogno di riflettere sul comunismo? Beh, ho bisogno di riflettere sulla mia vita politica, sulle mie aspirazioni politiche, sulle mie speranze, illusioni. Io ero un ragazzo, quando avevo 20 anni ero comunista, poi cadde il muro di Berlino e dicemmo evviva, adesso comincia l'Europa unita, il liberalismo è trionfante, è finito il nemico dei liberali, quindi i liberali trionferanno e 30 anni dopo i liberali stanno pigliando botte da tutte le parti, c'è il sovranismo, c'è il populismo, l'europeismo è in crisi, l'Europa è in crisi e quindi racconto questo muro che cade due volte perché 30 anni dopo tutto sta cambiando di nuovo. Allora, devo andare in pubblicità, vedo Vittorio, sei d'accordo? Anche tu non senti tanto bene? Eccomi. Senti benissimo tu, si vede? No, io mi sento benissimo, fumo più che posso, bevo, faccio tutto quello che ho sempre fatto. Allora, per non dirvi quanto ti sente bene Massimo Giletti, che domenica sarà di nuovo con noi, che gioia! E pubblicità, torniamo subito, in bocca al lupo, nell'arena. Qua 12 in punto, vedo già pronta Adriana Bellini per le news. Adriana, altra mattinata di sliding doors, chi entra e chi esce? Ho appena lasciato la Lorenzin, chi è entrata nel PD? Prego. Ciao Mirta, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, noi oltre alle notizie strettamente di giornata, oggi abbiamo scelto di proiettarci un po' più in là, verso le ormai prossime, anch'esse elezioni regionali. Infatti già domani sulla piattaforma Rousseau gli iscritti al Movimento 5 Stelle saranno chiamati ad esprimersi per il patto tra Movimento e Partito Democratico in Umbria. Dunque vedremo questo, chiaramente è un passaggio importante per la neo maggioranza di governo che in queste ore tra l'altro si occupa molto attentamente, è alle prese con la questione dei migranti, con trattative a livello internazionale verso la redistribuzione automatica e preventiva. Abbiamo visto ieri che era a Roma Emmanuel Macron, che a parole ha detto di essere fortemente disponibile a trovare delle situazioni condivise. Poco fa è atterrato a Roma anche il presidente tedesco Steinmeier, che si vedrà questa mattina stessa con il capo dello Stato Mattarella e poi incontrerà anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Questo per quanto riguarda l'attualità più strettamente italiana ed europea, ma ci occupiamo anche degli esteri, la Brexit in particolare, perché l'Unione Europea ha dato un ultimatum. Ma Boris Johnson, il premier britannico, gli ha detto entro 12 giorni devi scrivere nero su bianco come intendete fare, come intendete uscire dall'Unione Europea. Boris Johnson, che in queste ore è anche preso da una bufera mediatica a causa di un video, è andato in un ospedale a visitare dei bambini malati e il padre di uno di questi lo ha interrotto e contestato, dicendogli ma insomma vieni qua solo per farti vedere la stampa. Johnson ha detto ma come, qui non c'è la stampa. L'uomo si è girato e ha detto ma scusa, tutti questi chi sono? Dunque Johnson ha mentito, è questo il punto. Allora, grazie Adriana, ci vediamo alle 13.30 col telegiornale. Io rientro in studio, sono arrivati molti ospiti che devo presentarvi, ma quasi quasi, dato che è stato evocato la presenza di Macron a Roma, l'incontro con Conte, abbiamo provato un po' a mettere in fila i rapporti molto complicati dell'Italia-Francia di quest'ultimo anno. Guardate. Questa amicizia franco-italiana è indistruttibile. La nave Aquarius con due navi della Marina e della Guardia Costiera sta navigando serenamente verso le acque di un paese che si è detto disponibile. La posizione, la linea del governo italiano è a vomire. Ma voi le voyez montare?
come une lèpre un peu partout en Europe. Noi saremo anche populisti lebrosi. Qui la vera lebbra è l'ipocrisia europea. Quanto spesso clavere è un fatto evidentemente grave, anche perché non si tratta di un fatto isolato. Tensione diplomatica fra Roma e Parigi dopo l'irruzione di 5 gendarmi francesi armati in un centro di accoglienza per migranti. Alla faccia di qualsiasi accordo o trattato internazionale. Oggi andremo a Strasburgo a lanciare alcuni messaggi importanti direttamente lì. Questa è la marchetta francese che dobbiamo chiudere il prima possibile. La Francia stampa una propria moneta, il franco delle colonie, e con quella moneta si finanzia il debito pubblico francese. Spero che i francesi possano liberarsi da un pessimo presidente. E sono andata a conoscere anche i gilet gialli in Francia. Tensione alle stelle tra Italia e Francia. Parigi ha richiamato per consultazioni l'ambasciatore a Roma. Lei sa maestà. Beh, sapete, c'è stato questo piccolo passaggio un po' critico, ma... Sono lieto di ritrovare lei, caro Giuseppe. L'amicizia tra Italia e Francia è indiscutibile, un po' di discussione in effetti c'è stata, così giusto per avere un po' di memoria di quello che ci accade, perché ogni tanto sembriamo dei pesci rossi, dimentichiamo tutto. È arrivato a trovarci Riccardo Barenghi, famosissima iena della stampa. Vi leggo stamattina che ha scritto, perché vale la pena, la sua cattiveria di oggi è: Matteo Renzi è ancora giovane, ha solo 44 anni, ha tutto il tempo davanti a sé per fare tante altre cazzate. Che dire? Spiegasela un attimo, perché... È facile profezia. Ne vedremo. Che iena che sei. Allora, io devo dirti che io lo considero un fuoriclasse politicamente, perché uno che si inventa riesce a far andare Zingaretti a fare il governo con i 5 Stelle dopo tutto quello che abbiamo visto e sentito. Riesce a fermare l'avanzata ormai invincibile di Matteo Salvini. Ha fatto anche qualcosa da sé, poi ne parleremo con Garavaglia. Salvini, non bisogna essere onesti, ha dato una mano anche Salvini. E in tutto questo, appena Zingaretti si mette lì con i 5 Stelle, dopo che veramente non aveva nessuna voglia di fare sto governo, lui prende e se ne va. È un fantasista, eh sì, quantomeno. Un fuoriclasse. Un indiscutibile fuoriclasse che è riuscito a perdere il referendum col 60% di no, che è riuscito a perdere quasi tutte le elezioni amministrative, che è riuscito a perdere il governo e la segreteria del PD, che è riuscito adesso, riesce, vedremo, a fare il suo piccolo partito, immagino sarà piccolo, i sondaggi lo danno al massimo appunto al 5%, quindi un fuoriclasse, bisogna vedere, diciamo, da che punto di vista si vede, si guarda questo fuoriclasse, no? Allora, scusatemi, dato che c'è Emanuele Fiano Zoto di fianco a Barenghi, che è un esponente del PD, tra l'altro le devo raccontare un piccolo retroscena. Nel mio magnifico pubblico c'è un'elettrice di sinistra che mi ha chiesto: ma Fiano è uno scissionista? No, mi pare di no. E lei mi ha risposto, allora lo saluto. No, per farle capire, a che punto ormai siamo alla lettera scarlatta. Lei non cambia idea? No, rimango nel Partito Democratico. Non è una spia che è rimasto lì, è dormiente, come dice qualcuno? No. Possiamo stare tranquilli. Sono questioni... Un renziano in sonno. Rilevanti, sono questioni rilevanti quelli che mi hanno fatto decidere... Non ho avuto, se non la mozione degli affetti, dubbi sul fatto di rimanere nel Partito Democratico. Io non credo, a parte che la storia delle scissioni, come Barenghi ricorda meglio di me, non ricordo dal 1921 in poi che abbia, diciamo, contraddistinto con dei successi il mondo della sinistra. Poi, tutto può essere, la storia può cambiare. Ma in secondo luogo, per me personalmente, c'è una ragione politica di fondo che ho visto confrontarsi in queste settimane tra una teoria che è quella di Goffredo Bettini e altri di noi che gli hanno risposto, anch'io personalmente. Lorenzo Bettini dice che sostanzialmente ha fatto un chiarimento, Renzi, che è meglio secondo così. Secondo Bettini e secondo anche altri nella storia della tradizione comunista italiana e postcomunista, tenere separati centro e sinistra fa bene, perché la somma di queste due parti staccate farebbe più dell'insieme. Io penso invece che sia vivo ancora e che serva per la società italiana un partito di centro-sinistra che tiene insieme
anime diverse. Poi bisogna fare la politica, non è che basta dare il nome Partito Democratico e così siamo sicuri, perché Matteo Renzi sicuramente farà una battaglia all'attacco e ogni giorno proporrà al governo delle sfide. Quantomeno. E quindi io penso che il Partito Democratico debba reagire senza isteria a questa novità di Matteo Renzi, facendo politica, perché siamo noi che in questo governo, che è nato in maniera un po', diciamo, allora, così inaspettata, dobbiamo tenere viva l'anima riformista. Devo presentare Massimo Garavaglia, che è appena arrivato in studio, è arrivato molto allegro, molto in forma. Gli ho detto, ma sei contento? Mi ha detto molto. Beh, sono sempre contento, è gratis, fa bene alla salute, perché no? Perché la mia malizia è che era molto contento perché non doveva più fare la manovra, che era una roba da poco, diciamo, se no faceva il viceministro all'economia, no. Sarebbe stato un periodo abbastanza faticoso questo per lui. Ma sicuramente faticoso, ma ce l'avevamo già pronta. Adesso vediamo cosa fa questo insieme di PD, perché sono 4-5, abbiamo perso il conto, vediamo cosa fa questo gruppo di PD con i 5 Stelle. Allora, poi c'è il mio vecchissimo amico Giorgio Mulet, che faceva giornalista, poi è entrato in politica e adesso io lo considero quasi una specie protetta. La mia giovanissima amica. Io ero bambina quando siamo morti, ovviamente. La cosa veramente ormai per me Mulet è, cioè, lo voglio proteggere, per me è una specie protetta, perché c'è Garavaglia che cerca la Lega, che cerca di sbranarlo da una parte, Renzi dall'altra, a sinistra, a destra, però Mulet noi lo difendiamo in questo studio, lo voglio dire subito. Ti ringrazio, però oggettivamente abbiamo spalle larghe, perché le spalle larghe derivano da quello che pensiamo e quello che diciamo. Dicevamo che il governo che ha terminato ad agosto era un governo che non poteva dare i frutti sperati, non li ha dati, è il primo a riconoscerlo onestamente, è stato Salvini di fronte a noi sull'economia, sul lavoro, infrastrutture e la giustizia, così come diciamo oggi che l'unica non formula di alchimia politica, quella dell'alchimia la fanno a sinistra, unendo le quattro sinistre che oggi sono al governo, risiede nella certezza che un buon governo che dal Trentino alla Sicilia amministra decine di milioni di persone è quella che risiede nel centrodestra, che è plurale perché ha delle forze come la Lega, come Fratelli d'Italia, ma una forza che non è moderata in quanto è appecoronata o messa lì come uno scendiletto, no, è una forza moderata che ha delle idee precise e che ha il coraggio di dire che ieri tra Macron e Conte è andato in onda un teatrino, perché chi sa cosa succede a Ventimiglia e te lo dice uno che è eletto. Ne abbiamo parlato nella parte precedente. Bene, della puntata, ti dice che ogni giorno ne arrivano 70 respingimenti, ne arrivavano 15 in tutto il mese prima di questo governo. Tralascio come arrivano, perché basta parlare con la Croce Rossa, con la Caritas, con il sindaco di Ventimiglia per sapere la gendarmeria. Come le ha detto, che vuol fare il moderato assieme a lei? No, ma Garavaglia è naturalmente uno moderato, non mi pare che sia uno. Ah, è moderato? Che ci fa Salvini? Si confonde il concetto di essere moderato. L'ala democristiana della Lega, Garavaglia. È l'ala democristiana della Lega, Garavaglia. La DC... La DC degli anni 50 era una gran cosa, quella di Piero Malvestiti. Vedi che non ha sbagliato? No, scusa, adesso, a parte gli scherzi. Centro è affollatissimo, ragazzi. Allora, la cosa è talmente semplice. Quando un partito è stabilmente sopra il 30%, appunto, rappresenta il 30% dell'elettorato. Lo sa il mondo che l'Italia è maggioritariamente di centrodestra, e questo è chiaro. Deve avere una rappresentanza politica. La Lega riesce a rappresentare abbastanza bene oltre il 30%. Scusate, ragazzi, siccome con i numeri di sondaggi è legittimo per ognuno giocare, vorrei segnalare che gli ultimi sondaggi danno il centrodestra al 48%, la coalizione di governo al 47%. Quindi non è che stiamo parlando di una differenza ciclopica. Vuol dire che allora finalmente si sancisce che voi 5 Stelle siete la stessa cosa? Ho detto la maggioranza di governo. Ma vi presentate agli elettori insieme? Devo dire che non è una maggioranza di governo. Sì, ma vi presentate agli elettori insieme, perché se no non inganno. Io mi presento con loro. Sì, ma loro si vogliono presentare con te. Ma tu puoi dire che loro si vogliono presentare con te alle prossime elezioni politiche. Chi ha detto di no? Non lo può dire, allora. Alle prossime elezioni politiche. Chi ha detto di no? No, te lo domando a te. Assolutamente sì. A me non pare che in questi 14 mesi vi abbiano risparmiato. Non mi pare che in questi 14 mesi la Lega vi abbia accolto a braccia aperte. Assolutamente sì, abbiamo vinto assieme in Sardegna. Però io parlo delle elezioni politiche. Ma è una cosa strana. No, ma poi una cosa che dà fastidio alla gente è litigare, sentire litigare. No, ma non siamo già solo in trasmissione. Figurati in politica. Cioè, noi alla fine decidiamo di interrompere il governo perché era un litigio continuo, non si combinava niente. Allora, meglio
fermarsi e ripartire. Perché litigare non serve a niente. Giustamente, ma guardi, ha una cultura democristiana, quindi è molto bravo a sfuggire il punto, ma che Berlusconi, Salvini non si voglia manco prendere un caffè con Berlusconi, ormai lo sanno pure i muri. No, non è vero. Dai, non è vero. Questo non è vero, scusate. Ragazzi, questo non rende giustizia alla realtà, non è così. Sono anche visti, parlati, fino all'altro ieri, dai. Allora, parla la Iena a questo punto, vogliono stare insieme Salvini e Berlusconi. Ma al momento mi pare di no, poi bisogna vedere quando si andrà... Se e quando si andrà alle elezioni politiche, perché poi lì fa premio la possibilità di vincerle, per cui abbiamo visto tante volte che no, con quello mai, anche in questo periodo, no? Abbiamo visto prima Lega e 5 Stelle odiarsi e poi andare al governo. No, ma nel caso di loro non è un problema di odio, che Salvini ha capito che piano piano li sta come dire, adesso però, poi dipenderà molto dal sistema elettorale con adesso cui si però voterà. C'è anche il partito di Renzi che il suo obiettivo, poi non so se ci riuscirà, cioè, esatto. È quello, allora, scusatemi, di rosicchiare un po' di elettori di Forza Italia. Quindi la situazione c'è una grande confusione sotto il cielo. Il ragionamento è questo, ma la situazione non è eccellente. Quindi Mao non aveva ragione. Andiamo al centro di Milano, perché Milano è stata una città molto berlusconiana negli anni d'oro, poi è diventata una città molto renziana queste ultime, la zona centro di Milano. Non sono in contraddizione. Appunto. Vediamo se Berlinghi ha ragione. Servizio da Milano. I walk a lonely road, the only one that I have. Mai votato Renzi, ma può essere. L'ho votato perché pensavo che fosse un cambiamento giusto, ma pentito. Siamo nel cuore di Milano, nella city della più importante piazza finanziaria del paese. Per lungo tempo berlusconiano, negli anni il centro di Milano è diventato il fortino del PD. Mi sembra un doppione rispetto comunque a quelli che esistono già. Voglio dire, c'era già Calenda che voleva fare un suo movimento. Gente normale come me fa fatica a capire le motivazioni di queste scissioni, perché parlano tutti di scissioni. Negli ultimi tempi il PD è stato definito il partito delle ZTL perché il pieno dei voti lo faceva tra gli elettori delle borghesie dei centri storici. Abbiamo scelto la cerchia dei bastioni di Milano per capire che effetto ha fatto qui la nuova operazione di Renzi. Ah, io penso che abbia fatto un suo partito per controllare il governo e farlo cadere quando lui vuole. Forse era fuori dai giochi e questo è stato un modo per rientrarci. È chiaro che Renzi sta meglio in una realtà in cui che risponde totalmente a lui piuttosto che in una realtà collaborativa, ma questo da sempre. Ma detto ciò, Renzi non è ai miei occhi certamente il nemico da combattere, è qualcuno con cui si dialoghi. Visto da qui, da dentro le mura di Milano, il PD non sembra doversi impensierire più di tanto dello scisma di Renzi. Io l'ho votato, ma non lo voterei con questo nuovo partito. E sono più propensa al PD. Voto PD, per cui continuo a votarlo. Non lo rivoterei con questo partito nuovo. E sul nome del nuovo partito c'è chi nota strane analogie. Mi ricorda molto Forza Italia. Allora, Mulè, ciò dicevo che andavi protetto, perché mi sembra che Renzi sta puntando forte a prendersi un le pezzo. Comunque io proteggerò fisicamente Mulè, non voglio dirlo. Grazie Emanuele. Mi impegno in aula a difenderlo fisicamente. Aula, sì. Tu sai che conta. Ma anche raccogliere firme per Mulè da questo momento in poi. Adesso, esageriamo. Vabbè, siamo orgogliosamente al nostro posto. Ma non è paradossale, scusa, faccio un intervento piccolo, non è paradossale che l'ex leader e segretario del maggior partito della sinistra si faccia un partito per andare a prendere non solo gli elettori che ha lì, ma i deputati, i senatori, i parlamentari, il ceto politico di Forza Italia, cioè di quelli che erano gli avversari prima. Non so, sembra tutto normale. Renzi va via dal PD. Il patto del Nazareno già insieme. Ho capito, ma quello era tra due diversi. Lui proprio lì vuole andare a prendersi quei parlamentari, quel ceto di politico, sì, però, quegli scusatemi, elettori. Non la derubricherei così proprio terra terra questa storia. Io penso che Renzi immagini di parlare alla società, cioè di prendersi un pezzo di elettorato che oggi o non ha casa o è confuso e che vuole un partito, come dice lui, che pensi agli investimenti, il futuro, le infrastrutture, no? Quella roba lì.
Perché dice ormai la Lega era quello, parlava con gli imprenditori, parlava con i piccoli, con gli artigiani, e invece si è messa a fare i sovranisti, i sudisti, questo dice Renzi, non lo dico mica io, Caravaggio, non mi guardi con quella faccia. Ma no, ma per amor di Dio, è tutto molto divertente. Poi vai al supermercato, vai dal benzinaio, nel mondo vero tutte ste chiacchiere non ci sono. È tutto molto più semplice. Nel mondo vero guardano... Non ci hanno capito un cavolo nel mondo vero, ma le dico una cosa, non solo del governo giallorosso, ma anche della crisi estiva che Salvini ha provocato. Io glielo assicuro, perché io ci vado nei posti normali, guardi, nessuno ci ha capito un piffero. Adesso che è venuto fuori tutto sto casino si è capito cosa c'era dietro. Quindi c'era il complotto, dice? No, ma era tutto in itinere questa operazione. Quindi tanto vale aver fatto chiarezza. Va bene, adesso abbiamo fatto chiarezza, ognuno dice la sua e si presenta con la sua bella faccia e dice dove sta. Ecco, questo è il punto. Poi questo governo appena nato innanzitutto avrà bisogno di un minimo di verifica. Il governo che è stato votato, che ha ottenuto la fiducia, che programma aveva? Lo stesso? Adesso che c'è un partito nuovo è lo stesso programma? Sì, ma oggi Renzi ha detto che il programma sono i 29 punti. Va bene, va bene. Lo vedremo, perché mi pare di capire che... Scusa, perdono. Caravaglia e poi Fiano, risponde finisci, dopo, finisci, sono d'accordo, uno alla volta. No, mi pare di capire che ci sia già la volontà di distinguersi su mille temi. Detta brutalmente, in Commissione Bilancio le due persone di Renzi possono far andare sopra o sotto la maggioranza quando vogliono. Siccome, anche leggendo qualche intervista, ci si vuole distinguere su mille temi, e purtroppo si va incontro a un clima di estrema litigiosità, cosa che non fa bene al mondo. Noi, per fortuna, adesso andiamo con calma, c'è un obiettivo in Umbria, vinciamo in Umbria, questo è il nostro obiettivo. Ecco, per fare un esempio, perché poi alla gente piace la roba normale, lì c'è un sacco di agricoltori, si parla già di togliere le agevolazioni sul gasolio degli agricoltori. Ecco, questa roba si fa sì o no? Queste sono le cose che interessano al supermercato. È lì che parlano di queste cose, scusate, non di tutto questo. Io accolgo l'invito di Caravaglia di parlare di cose concrete e ci abbiamo solito la parola, Piano. Ci abbiamo provato perché ieri è stata una cosa importante, c'è stato un incontro a Palazzo Chigi con i sindacati e lì sì che si parla di cose concrete in termini, diciamo, legislativi ma anche pratici. Abbiamo fatto un collegamento con Whirlpool ieri terribile, con lavoratori disperati. Allora, noi abbiamo fatto poi un giro dopo per capire un pochino questo incontro a cosa aveva portato e quali erano le posizioni politiche. Effettivamente i distinguo ci sono, guardate. Combattere l'evasione fiscale, non a chiacchiere ma con fatti per recuperare soldi. In vista della manovra il Conte bis riapre il tavolo con i sindacati interrottosi lo scorso agosto. Allora c'erano i gialloverdi e flat tax era la parola d'ordine, ma oggi come ieri la richiesta di CGIL, CISL e UIL resta la stessa. E quindi anche del taglio del cuneo fiscale, tutto a favore delle buste paga. Di detassare gli aumenti salariali per far costare meno gli aumenti contrattuali. Il presidente del Consiglio è con il ministro delle Finanze Roberto Gualtieri e il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Dobbiamo remare insieme per il bene del paese. Il taglio delle tasse sul lavoro è anche la priorità del governo, ma nell'arco dei prossimi 3 anni. Se tu combatti quella che è la recessione, dai una speranza in più e quindi fai scattare un meccanismo che aiuta. Il cuneo fiscale è una delle nostre priorità. Con tutto il rispetto del Movimento 5 Stelle con cui governeremo, magari proviamo a lasciarci alle spalle le risorse per il reddito cittadinanza e proviamo a costruire risorse e investimenti per creare lavoro. Ma già mentre a Palazzo Chigi governo e sindacati ragionano sulla manovra, ecco la prima grana. I lavoratori di Whirlpool occupano l'autostrada a Napoli per la vendita dello stabilimento. E non sta rispettando accordi firmati anche dal Ministero e quindi c'è un problema anche di rispetto del governo. Una grana per Patuanelli, nel posto che fu di Di Maio lo sviluppo economico. Fuori dal Ministero è un via vai di lavoratori che protestano, sono quelli di Alitalia. Ma intanto la maggioranza, che ha raccolto la sfida dei sindacati sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro, già inizia a litigare sul salario minimo. I sindacati dicono no, però secondo me si troverà un accordo. E anche all'atto della formazione del governo Conte, questo sia un tema che già andando sul tavolo si è già distanziato dal progetto di legge originario dei 5 Stelle, cioè sui 9 euro all'ora, credo e spero che su questo tema non ci saranno problemi. Come on.
Io ho un déjà vu, sembrano i servizi con Lega e 5 Stelle al governo. No, no, no. Però, mi scusi, ma lì eravamo in due, qui sono in 4-5, figurati. Beh, pluralismo. Più casino. Deve rispondere piano su questo, però. Insomma, io accetto, io ho una stima di Massimo Garavaglia e accetto, ma anche di Giorgio Muleo, accetto una discussione su... No. Accetto, no, parlavo dei colleghi parlamentari. Tu sei una iena. Accetto una discussione seria, quindi, che questo governo nasca adesso dall'incontro tra quattro forze, lo vediamo tutti, che io nasconda che sia stata una nascita complicata, sarebbe una follia. Come del resto è stata una nascita complicata, quella del governo Lega 5 Stelle, basterebbe... riassumere qua alcuni delle alcuni degli interventi di Giorgio Mulei in aula per dire se quel governo era criticabile o meno da una parte non nostra dell'elettorato, dei partiti politici. Noi siamo in un sistema molto frammentario nel quale oggi nell'ultimo anno la Lega si è presa il 30%, ma è non solo tripolare ma anche multipolare, perché se dicessi solo tripolare escluderei Forza Italia, Fratelli d'Italia da una parte e altri nel centro-sinistra, al quale si è data una risposta con una legge elettorale parzialmente maggioritaria, ma la sostanza di questo paese, come nelle altre democrazie liberali europee, che non c'è una forza politica come non è mai stato, che ha il 50% più uno e che quindi le coalizioni di governo, esattamente come quello che sta succedendo in Spagna, cioè che si torna a votare per la quarta volta in quattro anni, come le coalizioni tra diversi che ci sono in Germania, a meno di non avere sistemi elettorali che non sono quelli che abbiamo adesso, quelli verso i quali si va, perché io penso che sia Forza Italia che Lega su un sistema proporzionale con uno sbarramento alto non avrebbero nulla da dire, noi ci troveremo sempre di fronte in questi anni a forze politiche che si presentano nelle campagne elettorali separati. Il centrodestra è stata un'altra questione, però poi Salvini, dopo aver fatto la campagna con Forza Italia, ha fatto un'altra scelta. Si presentano in campagne elettorali separati come Lega e 5 Stelle, come PD e 5 Stelle, e poi cercano un accordo su alcune questioni principali. Noi saremmo misurati, come dice Garavaglia, sul successo, soprattutto nel campo economico-sociale. Loro in parte lo sono già stati, perché loro ci consegnano un paese a crescita zero, dove le tasse non sono diminuite nel complesso del peso fiscale in questo paese, dove si sono occupati molto di una questione che è sostanziale, della quale avete parlato nella prima parte della trasmissione, immigrazione e sicurezza, nella quale io ho idee diverse, ma loro sicuramente hanno aumentato il consenso su quella questione, ma certo non ci consegnano un paese che da un punto di vista dello sviluppo, degli investimenti e della crescita abbia dei voti positivi. Adesso è il turno di due forze differenti, adesso sono quattro, che si mettono insieme. Non sarà facile, è giusto che si venga misurati sui fatti concreti, questo lo accetto, perché anch'io come Garavaglia vado a fare la spesa nel supermercato, so cosa dicono le persone, ma le persone del precedente governo, se non sulle questioni di immigrazione e sicurezza, non erano contenti della crescita zero, non erano contenti del rischio inflazione, non erano contenti che il lavoro non fosse cresciuto così tanto. Dico, allora, posso scendere sul terreno reale, rispondendo a Emanuele Fiano e invitandolo a rispondere. Dati di oggi OCSE dimezzano la crescita italiana per il prossimo anno. Dati di oggi della produzione industriale di auto segnalano meno 26% addirittura sulle auto. Primo provvedimento del governo riguarda il clima. Dentro questo provvedimento c'è il famoso bonus, non per chi rottama le auto, ma per chi fa degli abbonamenti in giro per l'Italia sui mezzi pubblici. Io ti chiedo, come coniugate le politiche di lavoro con un decreto che va a umiliare il lavoro e quindi a non stimolare la produzione di auto? No, io penso che la questione della riduzione della produzione di auto, che peraltro mi permetto di segnalarti, è dovuta molto anche alla guerra dei dazi che sta colpendo molto la Germania, quindi non è un fatto interno. E come ci proteggiamo noi? Dicendo alla gente vai sugli autobus e non andare più in macchina? No, io penso che quella sia una questione da prendere. E poi quando i ministri si sono seduti 5 minuti fa sulle sedie in mezzo alle strade con la cassa integrazione, che gli diciamo? Allora, scusatemi, no, quello che andava detto prima, che in questo paese vanno fatti investimenti per la produzione e vanno fatte proposte di detassazione per la produzione. Allora, quello che andava detto prima e anche prima non è stato. Fatemi dire una cosa ai miei telespettatori, abbiamo parlato di una vicenda molto complicata, perché la svolta Green serve, lo sappiamo per i nostri figli e le prossime generazioni. D'altra parte servono i posti di lavoro, servono le auto, quindi sono materie che al di là di chi le gestisca, la destra, la sinistra, il centro, sono materie complicatissime, per fare delle scelte giuste è una grande sfida, no? Per dirlo, perché sennò sembra che stiamo parlando di una cosetta. Posso? Sì. Allora, però bisogna anche essere molto molto chiari.
La crisi, sappiamo, c'è stata una crisi forte, il crollo della produzione industriale tedesca, essendo noi i primi esportatori in Germania, ci penalizza molto. Questo è un dato di fatto oggettivo, l'hanno capito tutti. Allora noi dobbiamo agire di più sulla domanda interna e fare qualcosa per far funzionare meglio all'interno. Questo è quello che abbiamo tentato di fare. Si poteva fare meglio, per amor di Dio, però qualcosina abbiamo fatto. Nel 19 è la prima volta che dal 2011 si riduce la pressione fiscale sulle piccole imprese, che sono quelle che tengono in piedi la baracca. Non lo dice Garavaglia, lo dice la CNA che ha presentato ieri il proprio rapporto. Per la prima volta sotto 60% di total tax rate, cioè la totale della tassazione delle piccole imprese, che sono quelle che tengono in piedi la baracca. Quindi non è vero che non è stato fatto niente. L'altro problema è il rischio. Noi vediamo un rischio di tasse, perché quel titolo lì suona bene, la manovra verde, bello, taglio i sussidi inquinanti. Uno dice, ma sembra una cosa intelligente, perfetto. Poi c'è il gasolio agricolo. Se tu tagli il gasolio agricolo, quando da noi il costo del lavoro è 12 euro all'ora, in Spagna 6 e in Marocco 1, tu spiazzi completamente la nostra agricoltura, per fare un esempio. Stessa cosa. Tagli, cioè, voi ricordatevi sempre che le regioni in Francia nascono sul tema di quanto costa la benzina, perché certo, di come sono sensibili questi temi. Stiamo parlando di un decreto che ancora non è stato consegnato al Consiglio dei Ministri. Ascolto tutte le critiche, ma quello è un quotidiano. Massimo, tu sei stato al governo, non c'è ancora il testo da questa nostra discussione. Le occhi, è interessante. Quando noi parliamo di governi strani, di pastrocchi, di accrocchi, sembra un tema tutto politico. No, perché poi dopo, se vai a rispondere a Garavaglia, se vai al governo con 5 Stelle, tu vuoi aiutare i piccoli imprenditori e loro vogliono fare un'altra cosa, fai una fatica del diavolo, come abbiamo ben visto. Destra e sinistra non sono sostanziale. Come dice il signor Di Maio. Ieri mi è capitata una mattinata per me molto impegnativa e molto dolorosa, perché ho avuto un collegamento in diretta con questi lavoratori della Whirlpool. Ho conosciuto questo signore qua, non so se lo riusciamo a inquadrare, che si chiama Franco, che è un signore di 58 anni, lo dico anche a Fiano che è un uomo di sinistra, ha lavorato in quella fabbrica della Whirlpool a Napoli da quando aveva, mi penso, diciamo, tutta la vita. A 58 anni, a 5 anni dalla pensione, gli hanno detto no, che lui è bravo, premi di produzione, grandi certificati di qualità, l'azienda funziona benissimo. A un certo punto gli dicono, guarda, che noi la chiudiamo perché abbiamo deciso che ci conviene chiuderla, perché nell'assetto globale dell'azienda voi siete per noi un peso. E questo ieri piangeva ai miei microfoni dicendo, io dove vado, cosa faccio? Napoli, non Bergamo. Napoli, quindi esci dall'azienda, dalla Whirlpool, non trovi niente come altro lavoro. Non vogliono i sussidi, vogliono continuare a fare bene il loro lavoro. Vediamo cosa è accaduto ieri, così parliamo di una cosa molto concreta. Guardate. La gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. La prima vera grana per il governo giallo-rosso scoppia qui. Ponticelli, periferia di Napoli. Dopo 4 mesi di proteste e trattative, Whirlpool sgancia la bomba. Lascerà Napoli entro ottobre e venderà alla PRS, una semi sconosciuta società con sede in Svizzera. In gioco ci sono 420 posti di lavoro. È partito adesso la protesta ufficiale degli operai Whirlpool di Napoli. Sono appena entrati sulla Napoli-Salerno. Ci hanno strappato la nostra dignità. Da oggi nasceranno altre persone. Persone che sono pronte a lottare e a far valere i propri diritti. Stiamo pagando lo scotto di dirigenza senza scrupoli e di un governo che non ci tutela. Tu hai detto che la Whirlpool ha approfittato del vuoto estivo quando il governo è in crisi. Guarda caso, in un vuoto istituzionale Whirlpool decide un'accelerazione. Così, dopo quasi 2 ore l'occupazione della sua strada è finita, gli operai tornano in fabbrica, inizia il presidio giorno e notte. Qui staranno, qui dormiranno.
Cosa stai scrivendo? Nomi del presidio, per fare il presidio. Venerdì l'incontro con Patuanelli. Vi fidate ancora di Di Maio, di Patuanelli, dei 5 Stelle che gestiscono questa partita? Adesso come adesso non ci fidiamo più di nessuno. Vi hanno fatto solo chiacchiere e solo fumo e niente arrusto, come si dice qua a Napoli. Di chi ci dobbiamo fidare? Quelli abbiamo. Non dovevamo arrivare a questa cosa, con tutte le parole già dette nei tempi passati. Poi in strada, in piazza, a Roma si parla di Renzi che lascia il PD. Loro litigano per le poltrone e noi litighiamo per avere un posto di lavoro, per sfamare le nostre famiglie. No, volevo... Piano. Volevo segnalare... Poi commento la questione a Massimo Garavaglia, che mi capisce, che quelle persone che stanno occupando l'autostrada per effetto del decreto Salvini 2018, con il quale è stato reintrodotto il reato di blocco stradale, sono punibili da 1 a 6 anni. Persone che a 58 anni protestano perché gli è stato rubato dalla Whirlpool, non dal governo, il posto di lavoro. Ma lo segnalo perché secondo me quella del reato di blocco stradale che arriva fino a 6 anni di reclusione... Non è che tornano a mangiare a lavorare se no, però bloccano la strada. No, infatti devono andare in galera perché 6 anni e sopra i 6 anni di galera. Scusa, permettimi, conosco il decreto sicurezza come le mie tasche, articolo del decreto sicurezza 2018, è ritornato, Mule, mi dispiace per te, è ritornato reato che uno che protesta per il suo posto di lavoro in strada può andare in galera fino a 6 anni. Detto questo, con tutte le eccellenti ragioni, fermi un'autostrada, non è legittimo, non bisogna fermare. Fatemi dire una cosa, ti ricordo che prima esisteva il reato amministrativo, è diventato penale. Devo chiarire una cosa, perché è una cosa che abbiamo affrontato ieri, perché io sono un automobilista e mi capita di vedere cortei che bloccano il traffico e divento pazza. Ho detto alle persone che erano su quell'autostrada ieri che questi signori non sono impazziti, sono da 4 mesi, vivono, mangiano e dormono davanti. È l'estrema razio questa, cioè sono arrivati lì come estrema razio. Scusa, detto della questione dell'occupazione delle strade. Quindi quando è evidente che noi abbiamo ereditato 160 il gasolio a bloccare la strada, diremo che hanno ragione. Scusa, no, ti segnalo che prima era un reato amministrativo, non è che io non parlo italiano, Mule, se tu non vuoi capire non capisci. Tu sei favorevole che il reato di occupazione della strada mandi in galera uno per 6 anni che sta protestando per il suo lavoro perché non ha fare da dare ai propri figli. Tu sei d'accordo e io sono contrario. Per quello che riguarda i lui ha spiegato molto bene il suo pensiero, io l'ho capito. Lo spieghi anche Mule. Perché io non ho, lui ha detto è una roba che non ha senso. Bene. Perché quella persona lì non può per nessun motivo al mondo finire in galera. Quelle persone perché vanno ad occupare un'autostrada? Perché il governo, chiunque ci sia, è stato incapace di gestire una situazione che non deve finire in autostrada ma più in via Veneto davanti al ministero. Primo. Però stai dicendo che una volta che questo accade lo pensiamo pure? Benissimo, ma esatto. Dopodiché, Massimo, per favore, c'è la denuncia d'ufficio. No, c'è la denuncia d'ufficio, dopodiché come in tutte le denunce ci sono. La posizione di fianco. Come in tutte le denunce ci sono. Allora, buttarla sull'autostrada, e io finisco sull'autostrada, le autostrade non si occupano. Come perché se tu occupi un'autostrada e tu blocchi persone che devono andare in ospedale, che devono andare a lavorare, che hanno magari una madre che ha bisogno del figlio in autostrada, bene, ok, non si occupano l'autostrada. Il signor ministro ieri faceva una chiamata, diceva toglietevi da lì, venite subito al ministero e non vi alzate da qua, fin quando la Whirlpool non vi risolve i problemi. Allora, scusa, Mule, poiché c'ero ieri, hanno fatto un'assemblea di 3 ore prima di andare a lavorare. Ma perché c'è un ministro che non gli ha detto venite in via Veneto, che vi accolgo a braccio aperto. Prendo quelli della Whirlpool, si siedono qua, dopodiché se sei al governo e si crea la Whirlpool, tu devi pensare perché fra 2 anni ci saranno altre 30 Whirlpool, perché non è detto che uno faccia lavatrice a vita, perché se in America uno cambia lavoro 9-10 volte si sposta dalla California all'Ohio, per 9 volte nella vita, da noi non esiste che fai lavatrice a vita, a un certo punto vanno più i frigoriferi, bene, tu Stato che devi fare? Devi creare le condizioni perché Whirlpool venga a produrre qui i suoi frigoriferi, perché non è con il salario minimo, ma è decassato. Di giustizia, siccome qui il problema di volte l'autostrada e Salvini e il decreto di cui non mi frega nulla, a me frega la Whirlpool di gente ha firmato un cavolo d'accordo e poi è venuta meno la sua parola, ma di che stiamo parlando? Denunciano la Whirlpool e portano la Whirlpool in tribunale. Allora, Garavaglia e Barenghi. No, volevo dire quello che hai detto tu. Cioè, qui hanno firmato un accordo, porca miseria. Se firmo un accordo lo mantengo. E poi l'hanno denuncio la violazione dell'accordo. Garavaglia e poi Barenghi, una alla volta. Meno male che sono della Lega, non c'è tutto sto casino tra di noi. Allora,
No, Mulè, io mica siamo dello stesso partito. Non ancora. No. Ha detto non ancora Mulè, eh? Questa è una notizia virtuosa. No, conto di sedurti. Vabbè, prima o poi. È una roba incredibile. No, allora, prego, la questione con grande calma parli. La questione del decreto chiaramente è ovviamente strumentale. È un reato occupare un'autostrada, però ci sono situazioni eccezionali e il giudice valuterà le situazioni eccezionali, sempre che ci sia la necessità. Il tema vero è la sostanza. Non è solo la Whirlpool, purtroppo. Ci sono 150 tavoli aperti. 660. E bisogna dire la verità, il ministro Di Maio non ha avuto la capacità e il tempo probabilmente, ma soprattutto lo staff per gestire queste crisi. La prima cosa che è stata fatta lì, questo è un errore strategico, la prima cosa che fece Di Maio quando arrivò al Mise, più lavoro, che già è già una cosa che non è concepibile. Ho capito, era il suo il governo, mica il mio, Caravaglia. No, però posso fare un ragionamento. Tu la dicevi. Eccessivo il ruolo, ma soprattutto se tu prima cosa che fai, mandi via quelli che sono capaci di fare quel mestiere, cioè gestire le crisi aziendali, e metti persone che non hanno esperienza, il risultato è che i 150 tavoli sono aperti, ma sono... Ma gliel'avete detto quando eravate al governo insieme? Ma 100.000 milioni di volte. Ah, è lui che ha detto. Noi non l'abbiamo letto, per la verità. Non so, Mirta, ma che molto attento ai giornali. Io che Caravaglia abbia detto, Di Maio, hai fatto male a mandare via il tuo staff, non l'avevo ancora letto. L'ha detto Calenda, quello, mi ricordo. Calenda non è la Lega. Allora. Neanche il PD. Quello è il tema. Queste questioni sono video, complicate. Quando siamo i nomi sappiamo dove collocarli, scusatemi. Queste questioni sono complicate, hanno bisogno di due livelli, un livello di politica industriale e un livello di gestione anche della crisi. Mandare via chi ha la competenza, la capacità di gestire le crisi, ha richiesto poi tempo per ripartire, il risultato si è accavallato lavoro su lavoro, caos. Questo è un dato di fatto, purtroppo. Poi c'è una questione di politica industriale. Cioè, se tu dici, e torno alle tasse ecologiche, tagliamo i sussidi inquinanti, no? che sembra una cosa fatta bene, vuol dire tagliare i contributi che tu dai alle aziende energivore, cioè quelle che consumano molta energia. Però bisogna trovare una soluzione, quelle perché noi dobbiamo poter vivere in questo pianeta. Quelle che forniscono la lamiera alla Whirlpool, quindi gli aumenti il costo del lavoro. Scusatemi, però quelle deve concludere il discorso, deve anche parlare Barenghi, pubblicità, torniamo subito e andiamo avanti. Alla fine del mese non rimane niente. Parecchi anni fa riuscivo anche a mettere da parte qualche soldo, risparmiare qualcosa, adesso non più. Dal bonus di Renzi alla flat tax di Salvini, fino al taglio del cuneo fiscale a favore dei lavoratori allo studio del nuovo governo. Tante promesse, ma alla fine l'unica cosa certa è la difficoltà delle famiglie italiane ad arrivare a fine mese. Per tagliare le tasse e i contributi che rendono magre le buste paga, il governo giallorosso nella prossima legge di bilancio ha ipotizzato una dote di 5 miliardi di euro l'anno. Sarà la volta buona? Avere quel qualcosa in più anche a noi dipendenti sicuramente può dare una mano, no? Senta, Salvini parlava di flat tax, questo governo invece di taglio del cuneo fiscale, e chi ha più fiducia? Né a quello di prima né a quello di adesso. Parlano tutti che devono abbassare le tasse sui dipendenti, ma non lo fanno mai. Non posso esprimere quello che penso, perché di tutti i governi fino adesso nessuno merita rispetto. Con gli stipendi al palo, sono i più bassi d'Europa, e la forte pressione fiscale, gli italiani hanno perso la fiducia. Negli ultimi anni in cui ho vissuto in Inghilterra, ogni anno lo stipendio minimo è aumentato. Quando lavori 50 ore a settimana, anche 50 centesimi di più a ora fanno la differenza. In tanti, del resto, pur avendo un lavoro, rinunciano a molte spese e rimandano il pagamento delle bollette. Sono quelli che le statistiche chiamano i working poor. Non hanno idea di come una famiglia possa vivere in queste condizioni. Ora, avendo anche una bambina, sono aumentate le spese e il guadagno comunque è sempre quello. Fa
Fabio ha 35 anni e lavora in un ristorante. Tu chiedesti quanto guadagni? Io prendo 1000 euro al mese, quindi bisogna anche tirarsi un po' indietro su tanti e tanti acquisti, andare a mangiare fuori, ormai è diventato un lusso. Hai fiducia in questo governo? No, non in questo, non in quelli passati. Il governo non pensa più a far vivere bene la gente, pensa solo al suo destino, ecco. Più della metà del suo guadagno va al fisco. Ne va, sì, infatti non conviene più lavorare. Quest'uomo è un piccolo imprenditore, ha un'azienda di ricambi auto. Alla fine, se vai a fare il conto, dici: ma quando ho fatto? Io ho incassato 300.000 euro. Dove stanno i soldi? Ho pagato la luce, la corrente, l'ICI, l'IMU, l'IVA. Alla fine ci va niente. Guadagna più un operaio mio, forse, che non io. È un controsenso. Allora, Garavaglia, la flat tax ce la siamo bella che dimenticata, eh? Ma è un peccato perché... Dacci tempo. È un peccato perché avevamo pronto, secondo me, una bella idea. Valeva 12 miliardi di euro, quindi... Sì, per far pagare meno tasse, non a questi qui, no, che guadagnano 1000 euro, ma a quelli che ne guadagnano, no, 50.000, 80.000, 150.000. No, e dai, Garavaglia. Per i ricchi la flat tax, dice. Non è che lo dico io, lo dicono tutti gli studi di economisti mondiali. Non è così. Si alza la notazione. Una volta, finisce Garavaglia, lo so, ha trovato dei compagni di strada un po'... Esuberanti. No, no, ma basta sapere come funziona. Allora, non è esattamente così, anzi non è proprio per niente così. 12 miliardi, si andava a ridurre le imposte soprattutto sul ceto medio, che è quello che ha sofferto di più dal 2011 in poi. Attenzione, ceto medio, uno è che pensa a chissà quali redditi, ma i redditi dai 20 ai 35, 40 mila euro, che... Tirare avanti una famiglia è tanta roba. Quindi con erano le tasse esclusi che ci i redditi sono. Più alti dalla vostra parte. Ma chiaro che sì, ma questo l'abbiamo detto in tutte le salse, il tetto era 55.000 euro e si andava a favorire maggiormente i redditi più bassi. Comunque 12 miliardi è un'altra cosa, perché vuol dire tassa piatta per tutti, è un'altra storia. Era, però vabbè. Era per capirci, che così si capisce anche a casa, era flat fino a un certo punto e poi saliva. Ah, era un misto. Come è giusto che la montagna russa. Come è giusto che sia. Come è giusto che sia. Perché è giusto che chi ha un reddito sopra 100.000 euro non muore se paga le tasse un po' più alte degli altri. Anche perché è previsto nella Costituzione, mi pare, sì. La progressività fiscale, ma per se non mi ricordo Dio, male. Sì, sì, ma anche per l'IVA, che infatti è uguale per tutti, è regressiva. Tant'è che il rischio che vediamo noi in questa fase è che si tenti di fare un po' il gioco delle tre carte. Perché ridurre le tasse aumentando altre tasse non fa bene, o riduci le tasse punto o altrimenti non funziona, perché abbiamo nell'anno scorso comunque con difficoltà però siamo riusciti a ridurre effettivamente le imposte alle imprese, le piccole imprese, vedevamo prima l'artigiano lì oggi può dedurre metà l'IMU sul capannone, può pagare i suoi artigiani l'INAIL il 33% in meno, meno 2,4%. Meno la pressione 2,4% fiscale complessiva non è diminuita. Garavaglia disarticola quello tutto il discorso punto per punto per dimostrarci dove le hanno tagliate, ma la pressione fiscale complessiva in questo paese non è diminuita nel loro anno di governo. Dai, cioè, diciamoci le cose come stanno. Ma per amor di Lui Dio. Ci cita delle misure di abbassamento delle tasse che sono esistite. Mi sta dicendo che hanno fatto loro il gioco delle tre carte? Consultate in questo momento il quadrante dell'Istat, la pressione fiscale che non dipende solo da ovviamente non dipende solo da uno degli elementi, la pressione fiscale complessiva in questo paese nell'ultimo anno non è diminuita. Possiamo spiegare a casa, perché sennò uno pensa che siamo impazziti tutti. La pressione fiscale è un rapporto. Se il PIL non cresce e una componente di imposte uguali, hai un effetto di minore riduzione della pressione fiscale. Che ha comunque detto ad una componente fiscale uguale, l'ha detto Garavaglia, cioè li PIL scende... Mi fa un piccolo grafico, l'ultima volta mi ha tirato un libro in testa e qua non si riesce a fare un ragionamento in testa. Alla camera. È una cosa chi impossibile. Chi ha tirato il libro in testa? Ma no, ma gli era scappato, non voleva mirare me. Era un libro. Mirava un fascicolo. Sì. Fascicolo di emendamento.
Sei anche del Partito Democratico, un po' di democrazia, lascia parlare anche. Massimo, hai parlato solo te. Andiamo a vedere il cronometro, la democrazia. È un comizio, è mezz'ora che cerchi di giustificare un governo che sull'economia ha fallito. Tu pensate, sei una bravissima. Che devo far parlare Balenghi. Sei una bravissima adesso. Persona, un bravissimo tecnico, ma tutti stanno ascoltando che tu stai cercando di giustificare un governo che sull'economia ha fallito e che voi avete fatto chiudere. Poi sono io che parlo. Vabbè, cioè, non lo so. Voi volete togliere il regime dei minimi e poi vediamo. Vai a spiegarlo. Io adesso il minutaggio preciso di Fiano e Garavaglia non ce l'ho, ma so che Barenghi non parla da un quarto d'ora. Prego, Barenghi. Ma no, vabbè, io posso dire solo questo, che su questa questione qui, cioè la povertà, diciamo così, o comunque i redditi bassi, la gente che non ce la fa, si gioca questo governo giallo-rosso, mezzo, non so, Renzi come, che colore è, insomma, questo governo qui si gioca tutto. Uff. Su due versanti. Uno, perché se non riapre la possibilità per gente che non ce la fa, la possibilità di vivere decentemente, fallisce miseramente la sua missione, perché questa deve essere la missione di un governo di, chiamiamolo, di centrosinistra, per capirci. L'altra questione su cui si gioca sempre la vita questo governo è che se non toglie, se non risolve in qualche modo il disagio sociale che c'è, non toglie il consenso a Salvini. Perché ecco, Salvini ha giocato su due paure. Mi perdoni, ma la facciamo dopo la pausa pubblicitaria. Ma la cosa bellissima è questa foto. È bellissima, mai visto un Fiano così. No, bellissima, insomma, c'ha pure la camicia di bellissima, porta. Dipende. Ma no, ma adesso lo difende Emanuele, ma mica mi voleva colpire a me, gli è scappato. Devo andare in pubblicità. Ormai il mio rapporto con Sotto Corona è imbarazzante, perché mi ha detto che potrebbe piovere nel pomeriggio. Ho detto, voglio sapere a che ora esatta. Lui mi ha visto l'orologio. Tre e mezza? Tre e mezza può piovere. Regolati, Tommaso Labate. Salve. No, anche perché in questo ambiente è pieno di gente che dice sciocchezze. Una volta vado a dire uno anche a me, insomma. No? Se no mi annoio. Allora, la situazione interessante perché abbiamo due binari, due canali lungo i quali stanno scendendo i temporali. Uno è sul Tirreno e l'altro sull'Adriatico. Questi temporali sono partiti dal nord ieri sera, questa mattina, durante la notte, questa mattina erano sulle zone del centro, sono arrivati al sud. Però guardate, in Toscana c'è ancora qualche temporale residuo, però nel pomeriggio potrebbe, ecco perché ti ho detto che potrebbe piovere nel pomeriggio, scendere anche lui lungo le coste e quindi forse toccarci. L'altra immagine ci fa vedere i temporali delle ultime due ore. In bianco sono quelli più recenti, in rosso quelli un po' più vecchi. Quindi vedete che queste zone sulla Toscana in bianco sono ancora attive, quindi anche loro scenderanno. Quelli del sud e anche questi attraverseranno proprio parte della Calabria e della Sicilia. Domani le cose vanno meglio. Infatti vi faccio vedere le due carte, prima parte e seconda parte della giornata di oggi, dove già si vede il cambiamento. Questa era la prima parte, i temporali, vedete, previsti più sull'Adriatico, in realtà ci sono stati anche sul Tirreno. Nella seconda parte, quindi fino a questa sera, il tutto si sposta verso sud, comincia a migliorare al nord, però ancora qualche temporale in giro c'è. La giornata di domani decisamente più tranquilla, perché al nord e al centro ormai non c'è più nulla. Fra Basilicata e Puglia c'è ancora qualche precipitazione, che però in giornata si attenua anche lì. Sabato è un po' minaccioso, perché tornano delle nuvole. Le piogge sulle zone occidentali sono poche, però dietro domenica significa domenica, me lo dici domani, se non faccio attendere troppo casini. Sì, no, te lo dico domani, anche così fino a domani ti lascio sperare. Allora, eccoci qua. Collegato con me dal Senato c'è il massimo esperto di storia parlamentare italiana vivente, che è Pier Ferdinando Casini. Al tavolo con me c'è un suo allievo. Buonasera. Sono preoccupato, no, perché però. Sono da casa pensano di no, allievo no, cioè, sono uno che comunque guarda i movimenti di Casini, ma ho studiato su altri testi. Cioè ti abbeveri alla fonte di Casini.
lo seguo, lo monitoro, ma ho studiato su altri autori, diciamo. Va bene. Casini, che sta succedendo in Parlamento? Stamattina, insomma, abbiamo detto che è cominciato il Vietnam in Parlamento. Ieri queste prove, franchitiratori. Sono preoccupato per le previsioni del tempo, ma non per quelle del Parlamento, per quelle che ha appena detto dato che voglio andare allo stadio a vedere Bologna-Roma domenica, non vorrei che piovesse. Comunque, va bene. Le previsioni del tempo parlamentare lei mi chiedeva. Sì, esatto. Mi sembra che sotto tanto rumore ci sia più calma di quello che si crede, perché l'episodio di ieri è stata un episodio che non c'entra nulla con le dinamiche governative. Si trattava in piena coscienza di votare in ordine a una richiesta dei magistrati su un parlamentare. C'erano gruppi della maggioranza come l'EU che avevano correttamente detto lasciamo libertà di opinione ai nostri parlamentari, così hanno fatto gran parte forse di quelli del PD e renziani. Valore politico di questa votazione? Zero. Per cui il problema non mi sembra che sussista. Vedremo durante la navigazione. Certo, c'è la novità di aver oggi nella maggioranza un gruppo, quello di Renzi, che alla lunga certamente vorrà far pesare la sua presenza. Ecco, no, ieri lo dico a Tommaso, perché ieri ho importunato Casini anche per strada e a un certo punto ho usato un aggettivo per Renzi molto interessante. Ha detto Renzi è temerario. Tommaso, a domanda a me? Certo. Ah sì, Renzi temerario. No, Renzi, diciamola così, Renzi è ormai, per colpe in gran parte sue, in gran parte no, diventato una specie di signor Malossen della politica italiana, come quel personaggio di Pennacca a cui tutti davano la colpa, il capro espiatorio per eccellenza. Che cosa è successo con la nascita di Italia Viva, gruppi parlamentari che diventerà un soggetto politico? È successo che si va a coprire uno spazio politico che effettivamente esista e che dal punto di vista del centrosinistra il fatto che lo ricopra uno che sta al di qua della barricata, perché Renzi possiamo immaginare tutto meno che non che vada con Salvini, è una cosa utile. Diciamo così, Salvini a Renzi ha aperto, come so, un avis. Sta parlando anche la regia, Casini, la regia della sua inquadratura. È un mito, Casini. La storia di Italia Viva, dicevo. Io mi preoccupo di farti fare bella figura, perché sennò. Grazie Casini, ma lei viene bene sempre, in tutte le inquadrature, tranquillo. No, non era per me, era per te. Ah, ok. Era la storia di Italia Viva, vado a concludere. Italia Viva apre una specie di sede di Avis in un contesto, in un'area in cui effettivamente c'è bisogno di donatore di sangue. Il problema è che la apre Dracula. Cioè, il fine effettivamente è considerato nobile perché serve, solo che ad aprirle uno che viene considerato uno che non mantiene la parola, che potrebbe spostare. L'unica ragione, su questo bisogna però dare ragione a Renzi, che non si vede proprio il motivo per cui Renzi, che in questo momento ha sondaggi bassissimi, che non diventeranno mai ovviamente quelli del 40% a cui era abituato col suo PD, non avrebbe alcuna ragione per staccare la spina al governo oggi domani, perché non è che lo attendono folle di elettori, almeno per il momento. Questo però ovviamente va legittimamente a coprire uno spazio che fa un favore al centro-sinistra. Perdonami Tommaso, mentre parlavi di Dracula, io vedevo la faccia di una giovane sindaca molto brava che si chiama Isabella Conti, che è appena entrata nel partito di Dracula e quindi era un po' preoccupata, la vedevo un po' terrorizzata. Questa signora che vedete è la sindaca di una città che si chiama San Lazzaro di Savena, comune alle porte di Bologna. Renzi ha scritto di lei: sentirete ancora parlare di Isabella, una delle migliori amministratrici che abbiamo, che alla Leopolda impressionerà ancora chi non la conosce. Noi vorremmo essere impressionati stamattina, Isabella. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che ha detto? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ah, buongiorno, non mi sono ancora impressionato sul buongiorno. Senta, lei va con Renzi, è l'unica sindaca praticamente che va con Renzi? No, io veramente non ho ancora sciolto le riserve, perché io vado quando ci sono dei contenuti, dei progetti politici e quando si possono condividere dei valori. Credo che questo sia possibile effettivamente
verificarlo, viverlo e anche promuoverlo in un frangente di comunità, quindi in un contesto di comunità come può essere la Leopolda. Quindi decide la Leopolda. Caro Matteo, dovrei convincere Isabella la Leopolda, va bene? No, nel senso che bisogna... Guardate, io faccio il sindaco e io sono abituata a dover dare delle risposte, a sentire l'urgenza di dare risposte ai cittadini. Quello che avviene adesso è un percorso prettamente parlamentare. Poi c'è una piattaforma politica da creare. Ci sono delle linee molto chiare da marcare e degli atti che vadano a cambiare concretamente la vita delle persone. Quindi quando sarà definito e delineato questo, quindi una piattaforma politica vera, allora si potrà fare. Mi dica una cosa precisa che potrebbe convincerla ad andare con Italia Viva. Una cosa che mi dice, questa roba qui per me è fondamentale. Per me le politiche di welfare, l'aiuto alle fasce grigie, perché noi abbiamo un sistema di welfare vecchio di 25 anni che è tutto incentrato sul sostegno agli ultimi e noi abbiamo la necessità di implementare, di non togliere nulla agli ultimi, ma di implementare i servizi per i penultimi, cioè le fasce grigie, quelle che un tempo erano le fasce medie, che oggi progressivamente stanno scivolando in fasce grigie che sono l'anticamera della povertà. Allora noi abbiamo la necessità di dare risposte, allora, dare risposte alle famiglie, di dare risposte ai giovani e di dare risposte agli esodati, agli over 50, alle persone che fino a ieri ce l'hanno fatta da soli e che oggi cominciano a fare molta fatica. Devo tornare da Pier Ferdinando Casini. Casini, ieri lei mi ha detto che lei non è interessato a nuove avventure, non andrà a Correnzi, che ormai fa solo l'osservatore, vero? Sì, è assolutamente così, ho fatto partiti, ho disfatto partiti, ogni stagione della vita ha le sue avventure, io in questo momento non sono appassionato a nuove avventure, sono un battitore libero, sono amico di Renzi, lo stimo perché ritengo che sia uno dei pochi leader politici che oggi esiste in Italia. Ma credo che le persone che si devono mettere in marcia per avventure del genere siano le persone come Isabella Conti. Io non so se lei andrà con Renzi o non andrà, questo lo sa lei, però io l'ho vista come sindaco di San Lazzaro di Savena perché è a poche centinaia di metri dalla casa della mia mamma che abita a Bologna vicino a San Lazzaro. Devo dire che è stata una sindaca che ha fatto la differenza. A lei l'ha votata destra, sinistra, non l'hanno votata gente con tessere di partito, l'hanno votata persone che hanno visto i contenuti della sua amministrazione, i processi di integrazione, quello che si è fatto per i giovani, per i bambini, per gli asili. Queste sono le cose concrete. Questi ragazzi devono mettersi in gioco, la gente come lei, come gli altri. Io ho fatto quello che dovevo fare, se posso dare un contributo alla Repubblica lo faccio volentieri, ma da una posizione diversa, non mi metto a fondare partiti o a vivere avventure che ho vissuto in epoche diverse della mia vita. Allora, Isabella mi pare che ha impressionato anche Casini, questo è già un buon inizio, perché Casini non è facilmente impressionabile. Detto, a parte questo però, Casini, mi parla un po' di sto centro, lei è grande esperto del centro, no? Ha sempre teorizzato... Ma c'è ancora questo centro, questa battaglia, Forza Italia, Renzi, Calenda, cioè stanno inseguendo una chimera o una roba che ancora c'è in natura? Ma il centro come lo intendiamo e come lo rappresenta lei e come lo rappresenta gran parte dei giornali italiani è una specie di qualcosa in consunzione. Quel centro lì non esiste più, le contrapposizioni ideologiche sono ormai superate, già i concetti di destra e sinistra sono messi in discussione, figurarsi quella rendita di posizione di centro. Io non credo che Renzi voglia costruire un partito di centro, perché io Renzi l'ho osservato, lo conosco bene e lo stimo. Io credo che Renzi voglia fare una cosa nuova. Che poi questi contenuti nuovi possano in qualche modo essere attrattivi per la grande platea di liberaldemocratici, di moderati, di centristi che esiste nel paese e che sono orfani, ma questo è qualcosa in più. Se io devo definire Isabella Conti, io non so se è di sinistra, di destra, di centro, probabilmente è di sinistra, ma è una sinistra completamente nuova, ha fatto battaglie alternative rispetto al mondo della cooperazione, rispetto alle rendite di posizione del vecchio partito da cui proveniva. Cioè, se parlate di Isabella Conti in provincia di Bologna, quasi quasi parlate di una che è andata così, che ha profanato il tempio.
Perché? Perché è difficile oggi incasellare le persone veramente nuove nelle categorie del passato. Allora, ed è la ragione anche per cui non voglio partecipare a nulla. È molto interessante. Chi voglio ha avuto giudizio... responsabilità in questo paese è giusto che faccia andare avanti gli altri, i giovani. Voglio... L'ha mai detta questa frase a Silvio Berlusconi? Per sapere così fra voi due. Come? Io questa frase non che ho appena capito. Pronunciato l'ha mai detta a Silvio Berlusconi una volta che vi siete incontrati? Io con Berlusconi sono veramente amico, ho dei rapporti di affetto. Ma lei è amico di tutti, Casini, io lo so. Proprio perché ho proprio perché ho litigato con lui quando gli altri andavano ad arruffianarlo dal mattino alla sera. Per cui oggi che tanta gente che ha ricevuto da Berlusconi tutto dimostri tanta irritazione verso di lui, mi sembra la somma ipocrisia che si vive nella politica. Dopodiché Berlusconi è un campione del mondo, pieno di pregi, pieni di difetti, ma questo è un altro discorso. Io queste cose le ho dette a Berlusconi perché se lui ha voglia di rimanere in campo è una voglia che io non ho, non condivido questa voglia. Allora, Tommaso Rabbate, la cosa che ha detto... In quel tipo di campo si possono fare altre cose. Certo, la cosa che ha detto Casini, no, una cosa nuova, non ci sono più le categorie del passato, ti convince questa idea? Ma il centro può essere una cosa nuova. Se noi immaginiamo il centro come le foto ingiallite dei democristiani oppure dei partiti come quelli in cui stavano Casini, Mastella, indifferentemente, immaginiamo una cosa che ovviamente non esiste più. Però il centro, per esempio la Germania è guidata da anni da un presidente, da una cancelliera di centro. La Francia, in Francia, ha vinto un presidente che si opponeva alla destra e alla sinistra e stava al centro delle due. Ma immaginiamo una cosa, Mirta, una copia del giornale Avvenire, che è il quotidiano dei vescovi italiani. Anni fa dalla sinistra sarebbe stato ed era attaccato per le posizioni in materia di procreazione assistita, eccetera, eccetera. Adesso il giornale che è più difeso a sinistra perché ha fatto da contraltare a Salvini sulla questione dei migranti. È ovvio che se lo scontro si polarizza tanto in assenza di una legge elettorale maggioritaria, il centro diventa uno spazio fisico ambito. Però dobbiamo dire che centro non ha le facce di Amintore Fanfani, di Mariano Rumore, eccetera, eccetera. Centro è uno spazio geometrico e visto che la politica è soprattutto geometria. Quindi mi stai dicendo, sei il primo da stamattina, che per te l'operazione di Renzi non è un'operazione di palazzo, è un'operazione vera nella società. Allora, questo è come la si interpreta. Io sostengo che esiste uno spazio gigantesco al centro, come un quartiere che non ha il bar. Apri il bar, poi se il caffè lo farà buono, lo farà pagare tanto, il cappuccino lo fa con la schiuma senza, questo non lo so. Ma l'operazione di Renzi ha un senso politico reale che prescinde dal palazzo in maniera evidente. Allora, Matteo Renzi ha aperto un bar in centro, l'ha chiamato Italia Viva. Pubblicità, torniamo subito. Io non credo che il PD sia il partito dove si canta bandiera rossa, però rispetto chi lo vuole fare, perché ho grandissimo rispetto per le tradizioni e per la storia di questo paese. Però per me non è il canto con cui si accoglie il segretario nazionale che chiude la festa dell'unità. Attenzione Vespa, capisco che ci sia chi vive questo canto come emblematico della propria tradizione e abbia vissuto come un intruso la mia leadership. Io ho vinto due volte le primarie col 70% e due volte mi hanno mandato a casa con intrighi di corrente. Basta. Allora, Isabella Conti, dato che ha detto Casini che non si sa bene se lei è di sinistra, di destra, facciamo un test. No, guardi, sa cantare bandiera rossa? No, guardi, io ho una... proprio vengo da una cultura e da valori di sinistra. Però noi abbiamo la necessità di declinarli alle esigenze di oggi, alla realtà di oggi, a quello che... alle sfide che la quotidianità ogni giorno ci mette davanti. Se questo significa ancorarsi a approcci ideologici per risolvere dei problemi concreti, io da sindaco non avrei risolto niente. Se io mi fossi appellata a approcci ideologici per dare risposte ai miei cittadini, a quelli che non hanno la casa, a quelli che hanno dei problemi perché non sanno come curare i propri genitori anziani,
che hanno problemi perché non riescono a mettere al mondo dei bambini, perché non sanno come mantenerli. Cioè, se io avessi avuto un approccio ideologico, io non sarei stata allora, capace di dare Isabella, la rinvito, Isabella Conti, perché il tempo è finito. È una bella immagine quella di stamattina. Abbiamo la storia della politica italiana, il futuro della politica, forse anche il futuro del Quirinale, Tommaso? Pensavo guardandoli, amico di tutti, è benvoluto da tutti. Beh, il Quirinale è veramente una cosa, come sa Giulio Andreotti, che è stato uno dei dominus della politica italiana per tantissimi decenni, il Quirinale è veramente una corsa impreparabile. Allora, falli scongiuri il mio amico Casini, lo vedo, lo sento, però devo andare in pubblicità. Casini, torna.